Bene. Siamo in diretta. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, a nome del popolo e della famiglia. Il tema di questa sera, è un tema di confine, diciamo così, che sta tra esperienza personale, fede vissuta e impegno civile. Abbiamo con noi Giorgio Ponte, per il quale poi insomma diremo anche due parole in più, però credo che sia importante partire da una domanda, diciamo così, per definire un po'. Guardare un pochettino meglio la serata. Come mai un movimento politico organizza un incontro su un tema del genere, omosessualità e fede, invitando uno scrittore appunto come Giorgio Ponte, che ringrazio tra l'altro di aver accettato il nostro invito. Qualcuno potrebbe pensare, anch'io inizialmente l'ho pensato, che il tema è talmente intimistico, in questo connubio tra sessualità e sfera religiosa, che sta proprio agli antipodi della politica, che per sua definizione appunto si dovrebbe occupare di questioni attinenti alla sfera pubblica, più che privata o addirittura intima delle persone. L'obiezione apparentemente non fa una piega, se non fosse che l'omosessualità è diventata anche un tema politico, direi soprattutto politico oggi, ma non da oggi, perché è da 46 anni a questa parte che in Italia è un tema politico. Se pensiamo che il Fuori di Angelo Pezzana, il Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, è stato fondato nel 1971 ed è stata la prima grande associazione gay in Italia. L'emergere di questi temi, quindi, e l'imporsi di questa visione, diciamo così, militante dell'omosessualità, non può non interessare quindi anche la comunità dei credenti, la Chiesa, i cattolici, diciamo, coloro che vivono la fede, e in special modo appunto coloro che sono impegnati in politica. Quindi accanto al desiderio di comprendere l'itinerario umano e religioso di Giorgio Ponte, vi è anche l'esigenza di definire in modo più preciso qual è la strada che il popolo della famiglia come movimento politico, che si rifà al magistero sociale della Chiesa, deve seguire per rispondere ai problemi posti da questa presenza organizzata e anche agguerrita all'interno della società e nella politica. Soprattutto se consideriamo che il mondo LGBT, con tutta la varietà delle sue articolazioni, oggi si pone come avanguardia di quella rivoluzione antropologica che intende sovvertire la società fondata sulla famiglia naturale. Quindi Giorgio Ponte, dicevo, appunto scrittore, nativo della Sicilia, lombardo di adozione, il quale ha scritto due libri, mi permetto di fargli anche un po' di pubblicità. Il primo appunto si intitola Io sto con Marta, edito da Mondadori, che è stato il suo primo lavoro, mi pare, e invece la fatica più recente che va sotto il titolo di Levi sotto il cielo della Palestina, un libro che non troverete nelle librerie ma che vi raccomando di leggere, si trova, diciamo così, si può ordinare su internet, su Amazon, esatto. Giorgio Ponte, che ha partecipato anche all'ultimo Family Day a Roma, se non sbaglio. Ecco, ha partecipato all'ultimo Family Day a Roma, dove dal palco ha lanciato la sua sfida con parole e con idee che sono molto disallineate rispetto a quelle che oggi circolano sul tema dell'omosessualità. Parole coraggiose, che immagino che gli siano costate anche parecchio in termini personali, e per questo coraggio, non solo quindi per la sua presenza, ma anche per questo coraggio noi lo vogliamo ringraziare con un applauso di incoraggiamento. Mi passo quindi la parola per ascoltarmi. Grazie. Grazie a voi, grazie per essere qui, soprattutto so che in città ci sono una serie di altre manifestazioni di carattere anche religioso, quindi insomma mi fa piacere vedervi numerosi. E sì, io come è stato detto, mi sentite sbalordito perché sembra abbastanza forte. E nella vita faccio lo scrittore, ma sono qui appunto per il fatto di essermi esposto pubblicamente due anni fa, il 13 maggio di due anni fa, con un articolo che è uscito sulla rivista online Tempi, nel quale prendevo posizione come persona con tendenze omosessuali che vive nella Chiesa, in difesa della Chiesa e della famiglia naturale.
Ho partecipato a entrambi i Family Day più recenti, e sia quello organizzato in 448 del 2 giugno, che, insomma, al quale sono emotivamente effettivamente più legato, sia quello del 30 gennaio successivo, dove per una serie di circostanze fortuite, insomma, mi sono ritrovato a stare sul palco insieme agli organizzatori. E il motivo per cui mi sono esposto pubblicamente è stato inizialmente chiaramente politico. Questo è il PDF, il Popolo della Famiglia è un movimento politico, quindi comunque c'è, insomma, questa matrice, perché ovviamente tutto il dibattito era molto caldo, lo sappiamo tutti quanti, e sentivo, più che altro mi dava molto fastidio il fatto che ci fosse un movimentismo gay che si arrogava il diritto di parlare a nome mio e ritenevo che nel dibattito pubblico mancasse una voce, mancasse un'esperienza che è l'esperienza di tantissime persone che vivono come vivo io o che comunque anche non avendo la mia esperienza di fede, non avendo proprio una fede a volte, non si ritrovavano minimamente rappresentati da quel tipo di ideologia e di movimento. E inoltre la mia, insomma, presa di posizione è nata anche dal fatto che mi rendevo conto a livello di fede di aver vissuto una chiesa, un'esperienza di chiesa molto bella, molto ricca e che però non è l'esperienza che fanno tutti coloro che vivono un'attrazione per lo stesso sesso, che non hanno fatto tutti e che non è, pur essendo appunto quella più corrispondente alle posizioni ufficiali della Chiesa, non è purtroppo così diffusa. Per cui mi rendevo conto e mi rendo conto che era importante restituire quello che avevo vissuto. Dunque, vi racconto un po' chi sono. Sono nato a Palermo, ho 32 anni, sono l'ultimo di quattro figli, tutti molto più grandi di me, e sono nato in una famiglia molto credente, molto cattolica, e cattolica credente in maniera autentica, nel senso che Dio, una cosa che dico sempre, che era uno di casa per noi, lo era perché era una presenza reale, in qualche modo i nostri genitori ci hanno trasmesso la convinzione, la certezza che qualsiasi cosa ci potesse capitare, comunque il Signore non ci avrebbe lasciato. Poi la visione che, diciamo, io ho interiorizzato di Dio era una visione comunque distorta, un po' di un Dio punitore, ma non perché i miei mi avessero insegnato così, più che altro perché l'idea che noi ci costruiamo di Dio inizialmente nasce dall'idea che noi abbiamo dei nostri genitori. Se Dio è un Dio. Se mio padre è un padre accogliente, allora Dio che è padre, sarà un padre accogliente per mille. Se è un padre esigente, allora anche Dio sarà esigente. E insomma, tutto è moltiplicato all'ennesima potenza. Detto questo, io ho iniziato ad avere confusione sulla mia identità già a 7 anni. Ho intorno comunque 7 anni. Là inizialmente non si trattava di un problema di orientamento, anche perché a quell'età lì, insomma, è difficile che ci sia il concetto proprio di sessualità o di attrazione come lo può percepire un adulto. Però c'era una confusione che oggi definiremmo, che si definirebbe con i termini che si utilizzano adesso, confusione di genere, cioè la mia percezione del mio essere maschio. Io fantasticavo sul fatto di diventare una principessa, nel senso che c'era proprio, era il mio modo di giocare. Io mi chiudevo in camera, ero un bambino, non avevo amici perché ero abituato a stare con gente molto più grande di me e quindi tendenzialmente mi ero abituato a ragionare, a parlare come una persona più grande. Il che ovviamente mi faceva sembrare un alieno rispetto ai miei coetanei e loro a me sembravano stupidi, quindi fondamentalmente la cosa era reciproca. E quindi ero un bambino che giocava da solo usando l'immaginazione, non a caso poi ho fatto lo scrittore, insomma. Mi chiudevo in camera e mi immaginavo
tutta una serie di storie a partire da personaggi dei cartoni animati o insomma preesistenti dei fumetti, ma la protagonista delle mie storie era sempre una principessa di turno, diciamo così. E questa cosa poi nel tempo è passata, per fortuna, entrando diciamo nella preadolescenza, però è iniziata l'attrazione per lo stesso sesso. E un'attrazione che si è orientata subito, cioè inizialmente sotto forma di interesse, insomma poi è diventata sessuale, nei confronti di uomini più grandi, non tanto dei miei coetanei, perché come vi dicevo i miei coetanei non mi risultavano degni di nessuna attenzione. E non ero un bambino molto simpatico, diciamo, ero un po' rompiscatole, però vabbè. E anche adesso sono un po' rompiscatole, in altro modo. Comunque, a questa situazione di grande confusione e anche di grande disagio, perché comunque sia, io non ho mai percepito la mia omosessualità come qualcosa di indifferente, no? O come, non lo so, avere una preferenza per il gelato al cioccolato, no? Sentivo che c'era qualcosa che non funzionava, anche perché avevo interiorizzato dentro di me l'idea, cioè sapevo che non era proprio in linea con la mia fede. Adesso so bene, insomma, com'è la questione anche a livello diciamo di chiesa e del fatto che la chiesa non condanna la persona malato come tutti, cioè come qualsiasi altro tipo di peccato, noi non siamo mai ridotti al nostro male. Ai tempi però sapevo che era una cosa che non si doveva fare, però sinceramente il problema era più profondo, non era solo che non si doveva fare, era che sapevo che c'era qualcosa di strano, insomma. Anche perché quando io avevo 11 anni non si parlava di omosessualità come se ne parla adesso, nel bene e nel male, cioè magari non sentivi dire che si nasce così, ma non sentivi dire niente proprio, cioè non esistevano i telefilm, non esistevano i personaggi omosessuali, era una cosa diversa. E insomma, in questa situazione di grande confusione è arrivato a dare una spallata forte al mio io un po' traballante, un'esperienza, una, diciamo, più esperienze di abusi. Abusi che si sono ripetuti tra gli 11 e i 13 anni per mano di uomini molto più grandi, sempre diversi, incontrati sugli autobus. Noi a Palermo abbiamo un sistema dei mezzi pubblici che è un disastro, quindi c'è fondamentalmente un solo numero che gira per la città e che puoi sperare che passi prima o poi, che ovviamente è sempre congestionato in orario di punta, cioè l'orario in cui si va a scuola. E questo ovviamente diventa ricettacolo per insomma tutti i maniaci della città, e che ovviamente sanno subito individuare nella folla quali sono i bambini più timidi, più introversi, eccetera. Questa cosa ovviamente ha significato, è stato sì, un'esperienza chiaramente traumatica. Una volta uno di questi mi inseguì fin sotto casa, io riuscii a entrare prima che, un istante prima che insomma mi raggiungesse. Non è stata una cosa bella, ovviamente, non è stata una violenza sessuale, per fortuna, però un abuso a quell'età lì è comunque una violenza. Anche le esperienze più stupide che spesso capitano, non lo so, tra cugini, dove c'è un cugino più grande che insegna al cugino più piccolo a masturbarsi o cose di questo tipo, in realtà sono esperienze che comunque creano degli imprinting e segnano. Anche quando magari il cugino grande non è lì che sta pensando di volere fare qualcosa di male, no? È più un'esplorazione, ma c'è una percezione delle cose che è completamente diversa, perché un bambino è un bambino. Ovviamente questa cosa, come vi dicevo, ha dato una spallata a una situazione che era già traballante, no? Di grande confusione, anche perché in queste esperienze dolorose, lasciarono dentro di me un segno profondo, dato dal fatto che io sentivo che c'era qualcosa ovviamente di male, cioè lo sapevo che quello che stava succedendo era sbagliato, ma
era mescolato tutta una serie di altre sensazioni, anche di sì, in qualche misura fisicamente anche piacevoli, per cui mi sentivo paralizzato e corresponsabile di quello che stava accadendo. Questa è una cosa che poi nel tempo ho scoperto è tipica di tutti quelli che vivono degli abusi, cioè la sensazione di essere complici, l'incapacità di dire qualsiasi cosa, di impedire che quello, che sta accadendo accada, e quindi sentirti che in fondo l'hai voluto tu. Ovviamente io parlai ai miei genitori, però era impossibile non farlo, anche perché la prima volta tornai piangendo, insomma furono cose molto brutte, ma non parlai di tutto il turbamento profondo che questo causò in me, anche perché un genitore da fuori dice: vabbè, mio figlio è stato infastidito, toccato, abusato, è chiaro che piange, non può arrivare a pensare che c'è qualcosa di più profondo. Questa cosa, questo miscuglio di cose unite al fatto che, come vi dicevo, non era un bambino particolarmente socievole, quindi la tristezza già di essere solo, eccetera, eccetera, è diventato il terreno di scontro nella mia fede con Dio. Io ho passato gli anni tra gli 11 e i 14 a litigare curiosamente con Dio tutte le notti. Poco fa parlavo con uno di voi del fatto che io, quando prego, parlo, cioè ho una preghiera libera, e lui mi ha detto, come la preghiera carismatica. Ho detto: ma non lo so, cioè sì, lo so che la preghiera carismatica è così, però pensavo, in realtà è sempre stato così, cioè io mi sono sempre fatto delle grandi discussioni con Dio, proprio come sto parlando con voi, e discussioni che erano anche incazzate, scusate il termine, in certi momenti, perché così era, cioè io passavo, mi ricordo benissimo, certe notti proprio a gridare e anche usare parolacce, che non erano bestemmie, erano parte di quel rapporto autentico che si stava costruendo. Perché se Dio, se è vero che Dio non vuole dei burattini, non vuole delle persone che stiano lì a compiacerlo, ma vuole dei figli, vuole qualcuno con cui relazionarsi alla pari, in una relazione vera, alla pari tra virgolette, insomma, autentica, c'è anche il conflitto, c'è anche la rabbia. Allora, se io ti voglio bene, sicuramente ci saranno dei momenti in cui ti devo dire che mi fa incavolare. E così è stato con lui, finché a 14 anni sono tornato in classe con l'unico amico che avevo, che mi portavo dietro dall'asilo. Tornato in classe insieme, l'amicizia finisce, quindi anche questo amico è perso. Il primo anno è stato veramente brutto, perché mi sono ritrovato ancora più solo, difficoltà con il greco, insomma, debito, anno terribile, classe brutta. Passai tutta l'estate di nuovo a piangere col Signore, a chiedergli un amico, tutte le notti facevo l'elenco delle caratteristiche che doveva avere, cosa gli doveva piacere, che cosa avremmo dovuto fare insieme, c'era tutto il mio programmino perfetto dell'amico perfetto, e che ovviamente non arrivava. A fine estate ricomincia la scuola, e prima settimana di scuola mi ritrovo di nuovo l'ennesima notte a piangere, e arriva un momento in cui do un ultimatum al Signore, perché io stavo in una scuola cattolica, gesuiti, dall'asilo al liceo, ho fatto le scuole con loro, poi ho fatto anche l'università con i salesiani, insomma sono sempre cresciuto in un contesto culturale cattolico, anche devo dire insomma di un certo livello, e quindi in qualche modo sono sempre stato, anche chi era completamente ateo a scuola mia, comunque a livello culturale assorbiva delle informazioni su che cosa era la fede, il cristianesimo, eccetera. E una delle cose che ci sono sempre state dette e che ho imparato è che i cristiani dovrebbero riconoscersi per la gioia, oltre a non, insomma, verificare questa cosa nella realtà da parte di molte persone. Il problema era personale, dico sì, i cristiani dovrebbero riconoscersi dalla gioia, dalla loro gioia li riconoscerete, ma io non mi sentivo gioioso per nulla, insomma. E quella sera lì fu questa la cosa che dissi al Signore, dissi: Gesù, la vita di un cristiano dovrebbe essere una festa, la mia è una merda, quindi o tu mi vieni a salvare o io ti lascio. Il giorno dopo arriva a scuola una nuova insegnante di religione, una suora,
che ci viene a presentare dei gruppi giovanili cattolici che hanno che non esistono in Italia, che lei vorrebbe far partire a Palermo e che ogni anno hanno un tema annuale che viene seguito in Portogallo e in Spagna e che chiaramente nascendo in Italia lei avrebbe voluto seguire lì. E il tema di quell'anno era facciamo festa, perché la vita di un cristiano deve essere una festa, no? Quando lei disse questa cosa, io mi ricordo che proprio ebbi un sussulto, come se avessi ricevuto una scossa. Qualcuno aveva ascoltato. E andai da lei, le dissi quello che sto dicendo a voi adesso, e le dissi io devo venire a questa cosa, perché questa cosa è per me. E questa intuizione ha permesso alla grazia di entrare nella mia vita attraverso questa donna, un cammino che già era iniziato, che comunque era autentico, per quanto io non avessi davanti un volto di Dio vero, Dio c'era, era come dietro un paravento e noi parlavamo, solo che io non vedevo la sua faccia. E questa donna che è arrivata a diventar suora dopo una vita molto, molto complessa e anche molto distante dalla Chiesa, sebbene insomma non abbia mai chiuso completamente la porta, tant'è che poi è diventata suora, però era stata due volte sul punto di sposarsi, era laureata in psicologia prima di convertirsi, e, insomma aveva vissuto tante cose che le permettevano anche un po' di leggere le situazioni, la vita, di avere una certa sensibilità. Questa ricchezza di vita era messa a servizio nostro. Lei è stata la prima a cui ho raccontato la mia sofferenza e il mio dolore, non soltanto dell'omosessualità, ma anche degli abusi e del turbamento profondo che queste esperienze hanno lasciato dentro di me. E questa donna ha fatto tre cose per me. La prima cosa è stata darmi degli amici. Io avevo chiesto al Signore un amico e a un certo punto ero stato inondato da una comunità, praticamente da una famiglia. Una famiglia di ragazze e ragazze con cui abbiamo vissuto esperienze bellissime e profonde, forti per l'età che avevamo. Noi abbiamo fatto le grandi GMG, la GMG di Roma, la prima di Benedetto, siamo andati a vivere a Tese per una settimana, abbiamo lavorato in Albania in un villaggio sperduto sulle montagne senza acqua, senza luce, senza uno specchio per sapere che faccia hai, con i bambini, cose stupende e impensabili per l'età che avevamo, che ci hanno unito al di là, direi, del tempo e dello spazio, nel senso che adesso siamo sparsi per tutto il mondo, ma il legame che c'è tra di noi si permane, si mantiene e viene nutrito. Noi mensilmente ci sentiamo e ogni volta che torniamo a Palermo per le vacanze ci ritroviamo ed è come se non fosse passato un giorno. Ora uno di noi si sposa e io ho avuto il dono di essere chiamato a fare da testimone a lui e alla sua storia stupenda, e pensavo, noi ci conosciamo da 17 anni, che per una persona di 32 vuol dire più di metà della propria vita. Questo dono a un bambino che non aveva nessuno è arrivato attraverso questa donna. E dopodiché questa persona, raccogliendo il mio dolore, mi donò delle chiavi di lettura per capire un po' quello che mi era accaduto e soprattutto per riprendere in mano la mia vita. Lei mi disse due cose. La prima: io, per come ti sto conoscendo, perché questa cosa io gliela dissi subito, gliela dissi dopo un po', forse dopo un anno addirittura che ci conoscevamo, mi disse: per come ti conosco, per come ti vedo, come ti relazioni con gli altri, per la tua famiglia, quello che sto vedendo, io ho la sensazione che tu abbia un desiderio enorme di relazione con il mondo maschile, tanto forte che questo desiderio è diventato sessuale. E in due parole centrò il cuore della questione, no? Io vengo da una famiglia dove le figure femminili sono tutte molto forti e molto presenti, dalle nonne alle mie sorelle, a mia madre, sono donne che direi donne con le palle, nel senso che le mie nonne erano donne che nei primi del Novecento in Sicilia, quindi
capite il contesto culturale, erano donne che giravano da sole, che prendevano la macchina, le prime macchine che giravano, che venivano prese per puttane, scusando il termine, ma questa è una citazione testuale, perché andavano in giro con le amiche a suonare la fisarmonica in campagna, cioè erano così, no? Donne capaci di tenere testa ai capetti mafiosi locali, di non farsi intimidire, di non farsi spaventare, cioè persone di un certo tono e di cui sono molto fiero. E mio padre è sempre stato un uomo, un grande, grande lavoratore, instancabile, lottatore, che si è tolto tutto il pane di bocca per crescerci, permettendoci di avere tutto quello di cui avevamo bisogno. Però al tempo stesso è un uomo che, quando io sono nato, aveva 48 anni, quindi era molto più grande di età e apparteneva a una generazione molto distante, perché è nato nel... in matematica sono un cane, comunque dovrebbe essere nel 36 più o meno, e quindi in un contesto culturale in cui padre e figli si davano del voi, c'era distanza, non ci si toccava, non c'era manifestazione d'affetto, in una famiglia tra l'altro molto ferita, con una situazione con dei genitori che si erano separati e poi sono tornati insieme, quindi lui per i primi anni di vita non ha avuto una relazione con suo padre, insomma, cioè non ce l'ha avuto proprio il padre, poi quando è tornato la relazione non è stata florida. Quindi questa distanza generazionale e culturale, oltre che di età, è stata una distanza che io ho percepito molto, e non solo io che ero il figlio più piccolo. In più mio fratello maggiore ha 10 anni più di me, quindi chiaramente, per quanto anche fosse stato l'uomo con l'istinto paterno più grande di questo mondo, insomma, quando il fratellino ha 10 anni, cioè tu ne hai 10, lui ne ha 1, non è che hai tutta sta voglia di stare a giocare con lui, ovviamente. Mentre avevo 2 sorelle maggiori che, per istinto materno, mi hanno cresciuto come altre mamme. Pare che c'era questa leggenda metropolitana a casa mia che il primo nome che io abbia detto, la prima parola che io abbia detto, sia stato il nome di mia sorella, non il nome di mia madre. E per farvi capire, quindi 3 mamme e nessun papà. Amici non ne ho avuti, quindi la lettura, secondo me, era abbastanza centrata. Altra cosa che questa suora mi disse, oltre a, appunto, il tuo desiderio di relazione talmente forte diventato sessuale, fu: tu hai sofferto tanto e il tuo dolore è importante, va ascoltato. Doveva essere ascoltato, perché nessuno è fatto per soffrire da solo. Detto questo, ciò che tu hai vissuto non ti dà diritto di schiacciare tutti gli altri, perché sennò da vittima ti trasformerai in un carnefice. Perché era così, io mi sentivo così, mi sentivo autorizzato per la mia sofferenza, ma prima di tutto per la sofferenza di bambino lasciato solo, non tanto per l'omosessualità, poi c'era anche tutto il resto. Mi sentivo autorizzato a schiacciare tutti gli altri. No, io ho sofferto ingiustamente, quindi tutti devono stare ai miei piedi. Lei fu la prima persona a dirmi: no, col cavolo, tu hai sofferto, sì, ma non puoi arrogarti il diritto di fare una classifica tra il tuo dolore e quello degli altri, perché tu non sai nulla del peso che ogni singola persona si porta dentro, e questa è una cosa che solo Dio sa. Ad Assisi dicono una cosa bella, molto bella, e secondo me molto vera, i corsi di Assisi per i giovani. La causa più grande del dolore delle persone nasce dal confronto, cioè dal pensiero: io sono più sfortunato di lui. Questa cosa è falsissima, presuppone un'idea di Dio ingiusto, che ad alcuni gli dà una sfiga e ad altri no, e soprattutto ti dà la presunzione di poter entrare nel cuore dell'altro. Io penso che si chiedesse ad ognuno dei presenti qui oggi: ognuno di voi ha un peso che si porta dentro, magari di cui non sa niente nessuno, che per lui è enorme. E io non sono nessuno per dire quanto è grande. Per un bambino piccolo, il fatto di essere emarginato dai suoi compagnetti è un dramma. Oggettivamente che cos'è rispetto a, non lo so, la gente che viene ammazzata per strada in Siria? Niente, ma per quel bambino è terribile.
Quindi, da un lato, non esci fuori da questo dolore, esci fuori da questo vittimismo, perché se sei vittima diventi carnefice, diventi colui che tutti schiaccia. Soprattutto non sarai mai felice, perché non ci sarà mai niente in grado di colmare questo tuo senso di inferiorità. Se ti senti sfortunato, ti sentirai sempre sfortunato. Qualsiasi cosa tu riceva, ci sarà sempre qualcuno che ha ricevuto di più, qualcuno che sta meglio, qualcuno che è più bello, qualcuno che non ti ha riconosciuto quello che doveva, eccetera, eccetera. Se invece riconosci, credi nel fatto che nelle tue mani c'è già tutto quello di cui tu hai bisogno per essere felice, perché Dio non si sbaglia, allora potrai vivere felice già adesso, con quello che hai. Cosa scegli? Vuoi vivere da vittima o vuoi vivere da salvato? Questa cosa, questa intuizione, mi aprì un orizzonte infinito davanti. Non fu semplice, perché è molto più facile chiudersi in un angolo e dire io la gente è antipatica e cattiva, io non ci gioco più. È più facile. È molto più difficile dire sì, ok, va bene, sono successe delle cose brutte, ma oggi tu hai la possibilità di scelta. Cosa decidi di fare? E quindi io ho lottato tanto con questa donna prima di accettare il fatto che il più grande limite a me stesso ero io. Però, difatti, piano piano questo lavoro lento ha portato a farmi fiorire. Io ho iniziato a vivere cercando il mio posto nel mondo, nella convinzione certa che Dio non si era sbagliato, che c'era un posto per me, che non c'è vita su questa terra che non abbia senso, che non abbia uno scopo, che ogni persona nata nella storia dell'umanità ha una missione dalla quale dipende il bene di tutta l'umanità e che nessun altro potrà compiere come quella persona lì. Nessuno può fare quello che puoi fare tu. Nessuno. E nessuno come te. Quindi se una missione c'è, va cercata. Non devo inventarmela, devo scoprirla. E questa è una cosa bellissima. Quindi da un lato la mia vita pubblica, diciamo così, relazionale, fiorisce. Relazioni, situazioni, approfondimenti, doni che si possono mettere in gioco, eccetera. Dall'altro lato però continua, su un doppio binario segreto, la mia vita nascosta, legata all'omosessualità, al mostro nero che io mi portavo dentro. E che comunque, per quanto quell'intuizione di quella suora fosse... mi corrispondesse, restava, perché noi non basta capire certe cose per smontarle. Certo, non capirle completamente non aiuta, però abbiamo bisogno di fare esperienze di cose nuove per imparare cose nuove. E questo mostro dentro di me comunque c'era, lo consideravo un mostro, no? Era qualcosa che tenevo chiuso in cantina, a cui lanciavo da mangiare ogni tanto e di cui temevo la forza se un giorno si fosse liberato da quel ripostiglio, da quella prigione. Per anni io ho vissuto segretamente la mia omosessualità, e incontrando uomini molto più grandi di me, già quando avevo 15 anni, cioè ai tempi non c'era internet diffuso come oggi, non lo avevamo a casa e non esistevano gli smartphone. Io stesso ho il primo cellulare, che comunque non era appunto lo smartphone, l'ho avuto a... credo 15 anni, sì, per la GMG del 2000, perché era il primo viaggio che facevo fuori, quindi mi fu comprato il cellulare. Quindi avevamo molte meno occasioni di quante oggi non ne abbiamo i ragazzi. Però comunque c'erano già delle situazioni, c'erano i siti di appuntamenti, c'era il computer di mio padre in ufficio, insomma in qualche modo io riuscii a trovarmi le occasioni. E per anni io ho incontrato gli uomini solo per conoscere le loro storie. Non ci ho mai fatto niente, per tanto tempo non ci ho fatto niente, perché volevo capire se queste persone fossero felici. Essendo uomini molto più grandi di me, parliamo di, cioè io potevo, a 15 anni potevano essere persone di 35, 40, 50 anni, che sistematicamente cercavano di portarmi a letto. Io chiaramente li incontravo sempre in contesti pubblici, all'aperto, perché ovviamente avevo molta paura e al tempo stesso c'era questo conflitto interiore perché avevo paura, e però ero anche attratto e quindi era come uno scherzare col fuoco, un giocare per vedere fin dove riuscivo ad arrivare senza bruciarmi, un mettermi alla prova. In più volevo appunto capire le loro storie, avendo queste persone
delle prospettive di vita di un certo tipo, cioè comunque con tanti anni alle spalle, e pensavo, mi rivedevo in loro e dicevo chissà cosa mi aspetta, cosa mi può aspettare. Il mio sondaggio personale, insomma, non fu molto felice, nel senso che notai in maniera diffusa un disagio che non dipendeva mai da quanto queste persone fossero dichiarate o meno, promiscue o meno, con relazioni o alla ricerca di relazioni più o meno stabili o meno. Non dipendeva da quanto avessero accettato l'omosessualità. A prescindere da tutto, comunque c'era questa sensazione di essere fuori posto, anche per persone che non erano credenti. E come un sottofondo che qualsiasi cosa tu facessi ti diceva sì, però tu sei gay, no? Posto che oggi, vabbè, non userei il termine gay, ma poi questo magari lo spiegheremo. Comunque il concetto era quello. E oltre a questo mi accorsi che queste persone avevano tutti modelli familiari, diciamo così, che tornavano. Simile al mio, con padri diciamo così disfunzionali, nel senso o freddi, rigidi, aggressivi, qualche volta violenti, oppure anaffettivi, oppure non presenti perché magari distanti per il lavoro o perché morti, o magari certe volte affettuosi, presenti, teneri, ma deboli all'interno della famiglia, senza nessun ruolo, nessuna importanza, a fronte di madri magari che fagocitano tutto, iperpresenti, possessive, ansiose o arrabbiate magari col marito, che usano i figli come altri mariti contro il marito, insomma, situazioni che tornavano. Posto che ci tengo a sottolinearlo, queste non sono tutto ciò che è legato alla mente umana, non può essere mai semplificato in uno schemino A più B uguale C, noi non funzioniamo così. A parità di situazioni, gli sviluppi possono essere molto diversi, non sono cose che dipendono solo dai genitori, c'è il contesto dei pari, c'è il contesto culturale, ci sono tante cose. Però, certo, degli elementi che tornavano erano evidenti, tanto che quando io sentii che la gente iniziava a dire, perché non si diceva così prima, che le persone, che l'omosessualità era una condizione innata, una variante della sessualità qualsiasi, io con molta libertà mi straniva come lettura delle cose, perché dalla semplice osservazione mi pareva talmente evidente che non fosse così, che boh. Tra l'altro io ero anche stato innamorato di tante ragazzine fino quantomeno ai 14 anni, e erano passioni drammatiche, travolgenti, che finivano sempre male, perché finivo sempre a fare il migliore amico della ragazza di turno a cui lei raccontava tutte le cose che faceva con il fidanzato, di cui a me non me ne fregava niente, insomma. Però comunque sia, c'erano queste cose dentro di me. E vabbè, sta di fatto che questo doppio binario di, diciamo, gioia pubblica e sofferenza privata continuava. Non si trattava di falsità, ciò che io vivevo a livello pubblico, conosciuto, era autentico, ed era bellissimo, ma non era tutto. Quando poi arrivai all'università, l'università chiaramente mi diede l'opportunità, distante da casa, internet si era sviluppato, l'avevo a casa, avevo la macchina, indipendenza, bla bla bla, insomma, ebbi la possibilità di incontrare le persone in un modo diverso. E ci fu un uomo che col quale decisi di aprirmi, che mi aveva detto di essere cattolico, e questa cosa per me era stata centrale, nel senso che comunque nel frattempo il mio rapporto con Dio si era intensificato, era diventato sempre più vero, più autentico, quel paravento che copriva il suo volto era stato spostato, e io, conoscendolo sempre di più, mi ero innamorato. Perciò per me era chiaro e centrale che qualsiasi cosa avessi vissuto doveva essere ciò che voleva lui, doveva essere con lui. Anche questa cosa qua doveva essere sua, perciò il fatto che una persona fosse credente era un forte punto a favore. Niente, io, insomma, abbiamo avuto questa serata con questa persona, molto bella, anche lui ferito col padre, molto grandi, padre distante, freddo, insomma, uomo più grande di me. Sta di fatto che
Io ricordo poi quella notte che lui ovviamente è rimasto a dormire da me, io ero molto agitato. Quando quest'uomo mi abbracciò per la prima volta, la sensazione di pace profonda che io ho sentito, no? Il fatto di poter stare tra le braccia di un uomo senza paura di essere respinto, senza la paura di essere frainteso, senza dover stare col timer, senza dover fuggire da quell'abbraccio per la paura di dare fastidio, stare e basta. Abbandonarmi a quell'abbraccio e sentire dall'altra parte la persona che si abbandonava al mio braccio, in un modo che non aveva niente di sessuale, noi eravamo vestiti, non c'era davvero nulla di questo, c'era la ricerca di quell'abbraccio del padre che in qualche modo noi non avevamo mai ricevuto. E per diverse ore fu solo questo ciò che io ho vissuto, ciò che ho sentito. E poi l'abbraccio scivolò in altro e per me un grande dolore. Questa persona poi si rivelò avere un segreto e molto grande, e questa cosa ovviamente pose fine a qualsiasi possibile prospettiva, nonostante io stia di malissimo quella notte lì, perché mi sembrò proprio di avere rovinato qualcosa che era a un livello alto e che poi fu trascinato verso il basso. Da lì poi scaturì una discussione che insomma portò a fare luce su questo segreto che lui mi aveva tenuto, e pertanto io decisi che questa cosa doveva finire, perché non c'era altra possibilità. Sta di fatto che però qualcosa dentro di me si era rotto, si era creata una crepa in quella difesa che io avevo tirato su per tanto tempo, di protezione, no? Finché non sai che sapore ha la cioccolata, puoi anche fantasticare, e magari la fantasia ha un potere molto più grande poi dell'esperienza reale, ma una volta che hai assaggiato una cosa, una volta che hai provato un'esperienza che non era, per la prima volta, non era solo un discorso sessuale, ma era di più, era la sensazione di intimità, per quanto fosse artificiale, in fondo io quella persona la conoscevo da un giorno, però quella cosa lì era talmente forte, talmente tanto mi era mancata, che io volevo riprovarla di nuovo. Volevo viverla a tutti i costi. E quindi iniziai ad avere incontri sempre più frequenti alla ricerca di quelle emozioni lì, cercando in una maniera, anche se volete infantile, di riprodurre proprio quelle condizioni per riprovare quella sensazione là, che chiaramente non ho mai più provato in quel modo. Di lì l'asticella si è spostata sempre di più, sempre di più, sempre di più, finché al quarto anno che stavo a Roma ho avuto una storia con una persona, un altro uomo che mi aveva detto di essere cattolico in un modo tutto suo, stavolta non c'erano segreti particolari, ma c'era una visione della fede molto molto distorta, per quanto di fatti noi andavamo a messa insieme, quindi in qualche modo nella mia testa questo era, dopo un po' iniziò a diventare qualcosa di possibile e tutto sommato il meglio che mi poteva capitare rispetto alle altre situazioni che avevo vissuto. Questa cosa però io in realtà non la volevo, cioè non ho neanche voluto starci con quest'uomo, non mi piaceva fisicamente tra l'altro, ma mi sono ritrovato nella storia da un giorno all'altro, perché vabbè, ci eravamo visti una sera, non era successo niente, il giorno dopo lui mi aveva chiesto se l'avessi accompagnato da Ikea, io andai da lui, lui aprì la porta e mi salutò col bacio sulle labbra stampo, come se stessimo insieme. E io mi ricordo che pensai, ah, ok, quando è che ci siamo fidanzati? Vabbè, non importa. Non feci nessuna obiezione, perché ero molto, molto solo in quel periodo. Era l'ultimo anno che poi ho vissuto a Roma. Avevo iniziato l'Accademia di Recitazione, che non mi piaceva, però comunque ero lì e decisi di darmi questa opportunità. I miei amici erano tutti stranieri, perché io stavo all'Università Pontificia ed erano tornati ai loro paesi d'origine. E mi erano rimaste tre amiche care, ma insomma, a parte quello, sentivo tanto la solitudine, per cui lasciai che questa cosa accadesse. E mi sentii molto, come dire, strappare dentro, perché fu una cosa davvero subita. Io mi ricordo che in quel periodo là, le prime due settimane, facevo incubi terribili, mi svegliavo piangendo, era proprio una roba che mi pesava tanto. Dopo un mese però mi stavo abituando,
A un certo punto tornai giù a Palermo per le vacanze di Pasqua, tornai in contatto con la mia famiglia, con il mio gruppo di amici con cui condividevo la fede, e attraverso un ritiro spirituale, un trido pasquale appunto, e una domanda che feci al Signore: fammi capire cosa devo fare. Noi avevamo la possibilità di avere la Chiesa a nostra disposizione durante il trido, perché eravamo stanziali nel convento delle suore legate alla mia scuola. Durante la notte io scesi il Giovedì Santo e mi buttai ai piedi del tabernacolo piangendo, dicendo: Signore, dimmi cosa devo fare, io lo farò. Perché il problema è che io non lo capivo più. Non sapevo se dovevo restare con questa persona e trovare un modo, perché tutto sommato veramente mi stavo convincendo che quello era il meglio che avrei potuto avere, o se dovevo invece lasciare tutto. Ed è sconvolgente, se io ci penso, che avessi questo dubbio. Se avessi ascoltato semplicemente quello che sentivo in profondità, sarebbe stato evidente. Il problema è che noi ci abituiamo a tutto, anche alle cose più brutte. Per sopravvivere, se dovessimo sentire sempre il dolore che avvertiamo la prima volta che ci troviamo in una situazione che ci fa male, moriremmo. Per cui dopo un po' ci anestetizziamo. La notte di Pasqua il sacerdote, che era un carismatico, gridò dall'ambone: Dio è risorto veramente, sepolcro aperto, basta, non sei più morto, la vita nuova ti aspetta, esci fuori, lascia tutto, cambia vita. E quella frase lì mi fece capire che questa era la risposta, no? Era quello che io avevo chiesto. Cosa devo fare? Devo stare con lui, devo lasciare tutto. Lascia tutto, cambia vita. E così ho fatto, ho lasciato tutto. Sono andato dai miei, ho detto: mamma, papà, io non voglio più tornare a Roma. E i miei santi mi hanno detto sì, senza chiedermi nulla. Hanno avuto la discrezione di non farmi nessuna domanda, perché chiaramente intuirono che io non ero una testa calda. Se avevo fatto una richiesta del genere, c'era una ragione. Da quel momento la mia vita rifiorì di nuovo, perché tornai in contatto con le cose belle della mia vita, ritrovai, fatta pezza pulita di tutte le cose che non mi piacevano, ritrovai la scrittura dopo 7 anni che non scrivevo più, e provai a scrivere un racconto. Questo racconto divenne un lavoro più grande, di cui una parte tra l'altro è il romanzo che adesso si può trovare su Amazon. E per pubblicare quel libro cercai un master in editoria. Il master aveva uno stage finale garantito più o meno in una casa editrice a mia scelta. Diciamo, potevo scegliere la città, ma potevo anche scegliere l'editore, poi l'editore veramente doveva dire sì o no. E lì si pose la questione, c'è un po' di ritorno, si pose la questione del dove andare. Restare a Palermo, che era stata un po' la mia salvezza, o rimettermi in gioco, perché quando sono tornato veramente avevo bisogno di riposarmi, di riprendere le forze. Ci sono dei momenti nella vita in cui l'unica cosa che puoi fare di fronte al pericolo, perché lì io veramente ho rischiato la vita nel senso profondo del termine, cioè mi stavo giocando in una vita che stava andando dove io non volevo più. Ci sono dei momenti in cui devi valutare le tue forze e renderti conto che la cosa più saggia da fare è scappare, se non puoi affrontare il nemico. Ma non puoi vivere scappando tutta la vita. A un certo punto ti armi e devi ritornare in carreggiata, perché sennò vivrai scappando sempre. E questa era la sensazione che io avevo dopo 1 anno e mezzo. Volevo rimettermi in gioco, anche perché sinceramente dopo aver vissuto 4 anni da solo, tornare a vivere con i miei per 1 anno era già stato sufficiente. E quindi avevo bisogno di recuperare la mia indipendenza. Allora dissi: senti, a Palermo ci posso tornare quando voglio. Avevo pensato: torno a Roma, poi ho detto no, vado a Milano, città nuova, mi rimetto in gioco completamente. Milano mi spaventava tanto, però. Mi spaventava perché per un siciliano, per un palermitano in particolare, Milano è considerata, la sintesi di tutto quello che siciliano non è. Quindi
non c'è il mare, non c'è il sole, la gente è stronza, se sei terrone ti sparano, cioè queste sono tutte le cose che vengono dette da noi, che mia madre veramente mi diceva le prime volte. E in più c'era la comunità gay più grande d'Italia, c'è tuttora, e questa cosa mi terrorizzava. Io temevo che chissà che cosa mi doveva succedere, praticamente già in aeroporto dovevo essere preso d'assalto, violentato, non lo so. Sta di fatto che ovviamente non è successo niente di tutto questo, e in realtà io scopro una città che mi fa innamorare perdutamente e inaspettatamente. Mai nella vita avrei pensato di desiderare così tanto stare in un posto. Però capisco subito che è il posto giusto, dove posso costruire qualcosa, dove ancora, se ti dai da fare, qualcosa lo puoi fare, no? Quantomeno rispetto a Palermo e alla situazione che c'era giù, che c'è tuttora, ancora peggio, questo è quello che sentivo. Quindi mi sento accolto, sto bene, eccetera, eccetera, però dopo un po' ho l'ennesimo incontro occasionale che mi lascia un fastidio igienico stupido, nel senso che niente di grave, ma comunque molto fastidioso, perché presuppone tutta una serie di creme medicinali, bollire vestiti, insomma una cosa molto fastidiosa che mi era già capitata con il mio ex, che non mi aveva detto di avere questo problema, e quindi quando mi è ricapitata lì ho detto no, non ce la posso fare, non è possibile che io di nuovo mi ritrovi qua. E a quel punto ho detto basta. Avevo 25 anni, avevo piena coscienza o comunque grande consapevolezza su anche le radici un po' della mia omosessualità, avevo capito tante cose, ho fatto anche una terapia a Roma che mi aveva aiutato ad acquisire degli strumenti di libertà rispetto alla mia vita. Sta di fatto che io a 25 anni comunque ero attratto dagli uomini. Questa cosa non cambiava. E forse non sarebbe cambiata mai. Io avevo promesso al Signore che se Lui mi avesse fatto cambiare, perché io sapevo che era una cosa possibile, e lo sapevo come un'intuizione di verità, perché ai tempi non conoscevo nessuno che avesse cambiato orientamento, però oggi conosco tantissime persone che l'hanno fatto, e, però io sapevo che era possibile. Arrivato a quell'età lì, pensai, è possibile, ma forse non lo è per me. Io non posso testimoniare qualcosa che non ho vissuto, ma posso testimoniare quello che ho vissuto, l'unica cosa di cui siamo testimoni nella nostra vita. E io posso dire che una persona con tendenze omosessuali è amata da Dio e ha un senso nel progetto di Dio, che non è rifiutata dalla Chiesa, che ha un suo posto e che può trovare una sua dimensione. Questo lo potevo dire perché l'avevo vissuto. Pensai, se questa è la mia croce, perché comunque era stata causa di tanta sofferenza, allora la porterò con dignità. Era successo da poco che avessi assistito a una testimonianza giù a Palermo di una mamma che ci aveva portato suo figlio invalido. Il ragazzo aveva la mia stessa età e stava in sedia a rotelle, e perché quando era bambino, ma piccolo, 2 anni così, aveva avuto una malattia che gli aveva bloccato lo sviluppo cerebrale. E quindi era rimasto come un bambino intrappolato nel corpo di un uomo. Ovviamente non sapeva camminare, non sapeva fare pressoché nulla di normale, e interagiva in un modo che era da bambino. Quindi non lo so, se cantavi c'era la musica, lui batteva il tempo così, però aveva un modo di interagire che rompeva qualsiasi schema. E questa donna ci era venuta a raccontare come questo figlio fosse strumento di Dio che aiutava le persone a incontrarsi. Lei andava nelle carceri con questo ragazzo e il suo essere completamente fuori da ogni schema, perché chiaramente non aveva un costrutto mentale, razionale, rompeva qualsiasi imbarazzo tra le persone, no? Cioè permetteva alle persone di avvicinarsi, anche a omoni che magari avevano anche ammazzato qualcuno, tirava fuori la parte bella delle persone. E quando ho visto questa donna dire questa cosa di suo figlio, io lo guardavo e pensavo, questo ragazzo ha la mia età e non può nemmeno allacciarsi le scarpe, forse non lo sa nemmeno che lui è uno strumento di Dio, eppure Dio fa attraverso di lui
qualcosa di stupendo. Ma io di che cosa mi sto lamentando? E non perché lui è più sfigato di me, quindi vabbè, a me tutto sommato è andata bene. No. La differenza, il pensiero era: io posso scegliere. Io posso scegliere. Lui no. Lui non può scegliere, eppure Dio si serve di lui. Cosa non farà Dio con la mia vita se io scelgo di metterla nelle sue mani? Perché noi non abbiamo nulla che ci siamo conquistati. Tutto quello che noi siamo non ci appartiene. Nessuno di noi ha scelto il suo corpo, il suo sesso, il luogo in cui è nato, la sua storia, le sue ferite, la maggior parte delle cose, dei dolori che noi ci portiamo dentro più gravi appartengono a un periodo della nostra vita in cui siamo completamente indifesi. Nessuno di noi avrebbe voluto soffrire quello che ha sofferto. Tutto ci è capitato, nel bene e nel male, ci è stato dato. Non possiamo scegliere nulla di questo, ma possiamo scegliere cosa fare con quello che ci è stato dato. Quello sì. Allora, se questa era la mia croce, io l'avrei portata con dignità, o quantomeno ci avrei provato, con tutte le difficoltà di qui sopra. Quindi cercai un fidanzato, stavolta non subito, perché cercavo una strada. E per poterlo fare, la prima cosa che dovevo fare era espormi, perché non avevo nessuna intenzione di vivere una storia nel segreto. Il segreto mi aveva distrutto. E dovevo... Questa cosa è importante, perché su questa cosa del segreto agiscono i movimenti gay. In un clima di terrore che tante volte si respira, vero o indotto, anche all'interno delle comunità parrocchiali, ecclesiali, in famiglia, i ragazzi vivono tante volte con la convinzione di non poter parlare di questa fragilità, e di questa cosa non si parla nelle parrocchie, e purtroppo quando se ne parla male, un tempo in maniera repressiva e persecutoria, oggi in maniera, come dire, buonista e accogliente senza verità. Comunque non se ne parla mai in maniera autentica, per quello che io ho potuto percepire, insomma, cioè per quello che è stata la mia esperienza. E nel silenzio il demonio agisce, il male si fa più grande. I movimenti gay ti forniscono un luogo accogliente. Vieni da noi sarai libero, da noi potrai parlare, da noi nessuno ti dirà che sei brutto e cattivo. E questa è la loro forza. Se un ragazzo avesse la possibilità di parlare di questo a casa sua, nella sua parrocchia, e di essere amato prima di ogni altra cosa, prima di voler essere cambiato, e poi amato in verità, aiutandolo a capire che cosa gli sta succedendo, non avrebbe bisogno di scappare e andare a cercare questo da altre parti. Il segreto mi aveva distrutto, quindi non avrei vissuto nel segreto. Per poterlo fare dovevo dichiararmi, no? Allora facciamo il coming out, no? Quella cosa che viene presentata dall'attivismo gay. Vai dalle persone, gli fai la dichiarazione: ciao, sai, io sono gay. Così andai dalla mia collega di stage e le dissi: guarda, Viola, ti devo dire una cosa. Lei si volta e mi fa: sei gay? E io ci resto così, vabbè, ok, insomma, fammi parlare, fammi dire qualcosa, insomma. E successe più di una volta. A quel punto pensai che questa cosa della dichiarazione era un po' una cretinata, cioè nel senso, siccome tendenzialmente lo sapevano tutti, perché poi, per carità, sì, ci sono persone insospettabili, ma insomma io ero molto effeminato, un po' lo sono ancora adesso, comunque la gente qualche idea se l'era fatta, dico vabbè, facciamo finta che la gente già lo sa, così non c'è bisogno di dichiarare niente, semplicemente, visto che già lo sanno, se viene fuori il discorso io parlerò dando per assodato che lo sanno. Questa cosa fu molto importante, perché in quel momento lì io, dopo aver vissuto una vita cercando di eliminare l'omosessualità e quindi non vedendo tutto il resto della mia vita che era tanto e facendo un torto alla grazia che avevo ricevuto, a questo punto il rischio qual era? Di trasformare l'omosessualità nel centro della mia vita, no? Quindi da che era il nemico a che diventava la maschera, la rappresentanza, l'identità. Cosa sono io? Io sono omosessuale. E questo avrebbe fatto un torto tanto quanto al resto. Prima nemico, poi vessillo, comunque diventava il centro.
Nel momento in cui mi resi conto che in fondo la gente l'aveva sempre pensato e che quindi non c'era bisogno né di dichiararmi né di nascondermi, questa cosa divenne un particolare, piccolo. Sta lì, in un universo, in una costellazione di cose che sono, che tutti noi siamo. Io sono Giorgio, sono un uomo, prima di ogni altra cosa. E come uomo, nella mia storia personale, sono anche un uomo che è attratto da altri uomini. E lo sono per tutta una serie di ragioni, ma sono molto di più di tutto questo. Bene, cosa succede in questo clima così? Io ho una storia vissuta in pace, nel senso che mi assumo la responsabilità di viverla, anche se so che sto vivendo qualcosa che è contrario alla mia fede. E non ho mai la presunzione di dire di avere ragione rispetto a ciò che la Chiesa mi proponeva, anche perché sentivo che non era vero, però sentivo anche che a quest'uomo io volevo bene, volevo il suo bene, e lui voleva bene a me. Perciò rimasi vicino al Signore, continuavo a prendere i sacramenti, mi confessavo, chiedevo a Dio di restare con me in quella situazione. La questione era, io lo so che questo non è perfetto, però so anche che tu sai il mio desiderio di bene. Allora, Signore, io ho bisogno che tu entri con me in questa storia, perché io non posso vivere lontano da te. Se questa cosa è sbagliata, tu portami via. Ma se io ti lascio adesso, mi perdo per sempre. La storia finì, e non finì per causa mia, tra l'altro, e adesso mi rendo conto che era tutto disordinato. Però l'atteggiamento era buono, il desiderio era buono, e io non sono pentito di averla vissuta, perché quella storia mi aiutò a fare pace con me stesso e ad assumermi una responsabilità, a fare qualcosa da uomo in fondo, perché un uomo è quello che si assume le proprie responsabilità, che si assume anche la responsabilità di avere torto e di dire ho sbagliato. L'uomo non è quello che è più potente a letto o che si fa 150.000 donne. Bene, in questo clima di serenità, quindi, non ho più paura della mia omosessualità, non vivo più nel segreto. In quel periodo, difatti, non vivevo neanche una sessualità compulsiva, proprio perché non c'era più questa nevrosi, non c'erano più due Giorgi, pubblico e privato, ma c'era solo una persona, un'unità, e avevo un lavoro che mi permetteva di mantenermi, avevo tanti grossi professionisti attraverso un corso della Cattolica che iniziarono a dirmi, a leggere le cose che scrivevo, a dirmi tu hai una scrittura professionale, tu puoi fare lo scrittore. Quindi anche quei sogni, quelle cose che percepivo erano la strada, diventavano concrete. Insomma, tante cose che mi rinsaldavano nella sicurezza, tanto che a un certo punto mi sono innamorato di una ragazza. Nel momento in cui meno avrei desiderato che questa cosa avvenisse, nel senso che non mi interessava più che avvenisse, perché tanto avevo fatto pace con me stesso. In realtà non solo non mi interessava, non volevo più, perché sinceramente una volta tanto che ero tranquillo finalmente a 25 anni, rimettere in discussione tutto mi rompeva un po' le scatole. Cioè, sinceramente ero anche un po' incavolato con Dio, nel senso, ok, adesso ti muovi, ti svegli, che mi fai risvegliare le cose, non se ne parla, basta. I giochi sono fatti, ora io mi prendo la mia bella croce, buonanotte. E quindi le dissi subito lei che io ero omosessuale, cosa che non facevo con tutti gli altri, lo feci con lei, per mettere subito in chiaro le cose, perché non volevo neanche alimentare fantasie. Lei, che normalmente teneva a distanza gli uomini, si sentì libera di parlare con me a quel punto, perché io ero un uomo perfetto, senza controindicazioni, senza possibilità di fraintendimenti, e quindi si aprì completamente. Più si apriva, più mi piaceva, finché io non potei più fare a meno di pensarlo. Inoltre il Signore fece in un modo strano, insomma, puntò un riflettore su di lei in ogni modo possibile. Da tutte le parti spuntava il suo nome, insomma, capivo che questa donna mi era stata messa davanti per una ragione. Il mio padre spirituale di allora mi disse, guarda, io non lo so se conviene che tu ci provi o no, ma tutto quello che ti mette in discussione vale sempre la pena, perché fosse anche che tu ritorni alla posizione di partenza, lo farai con una nuova consapevolezza. Quindi io scelsi di parlarle a quel punto, e lei sul momento si ritrasse, si spaventò.
Perché si sentiva nuda davanti a me, no? Io non dovevo avere reazioni nei suoi confronti, invece mi ero innamorato. Chiaramente non che me ne facesse una colpa, però per un po' ebbe bisogno di tempo per metabolizzare la cosa. Nel frattempo, però, io decisi di fare il seminario di Luca di Tolve. Luca di Tolve, per chi non lo sapesse, immagino che insomma tanti qui sappiano chi è il caso mediatico, se volete, più famoso degli ultimi anni in Italia, e che ha raccontato la sua storia di cambiamento. E lui è nato nel mondo gay, praticamente, perché è stato cresciuto da omosessuale. Da quando alle medie, lui non aveva il padre, i suoi insegnanti dissero alla madre: guardi, suo figlio è omosessuale, perché manifestava già delle tendenze, lo cresca così, non ci pensi più. E Luca, che era una persona, cioè scusate, non Luca, la mamma, che era una persona semplice, si è fidata e così ha fatto. Perciò Luca non ha mai avuto neanche il problema, sapete, del conflitto interiore, la fede non ce n'era fondamentalmente, non gli fu trasmessa. Fu cresciuto così, accettato così, entrò nel mondo gay, arcigay, vita da modello, la vita anche che è diventata, diciamo, ultimamente ha fatto scalpore attraverso il servizio delle Iene su il finanziamento dell'UNAR all'Andos, alle saune dove la gente fa sesso tutti insieme, cosa che tutti sapevamo, no? Vabbè, comunque chiusa parentesi. E quel mondo lì Luca l'ha conosciuto bene, ed è un mondo che, per quanto scabroso e che non rappresenta la totalità delle persone che vivono questo, è un mondo a portata di mano di tutte le persone che vivono questo, e anche le persone migliori che io ho conosciuto lo hanno almeno sfiorato, o comunque hanno considerato possibile farlo, o comunque hanno conosciuto persone che lo frequentavano e non gli sembrava strano che fosse così. Luca questo lo ha vissuto pienamente immerso, finché è arrivato un punto in cui si è ammalato di AIDS. I suoi amici sono morti tutti di AIDS, il suo compagno credo anche, e a un certo punto questo l'ha posto di fronte alla morte, alla vita, e quindi al senso di quello che stava facendo, di dove stava andando. Da lì è nata una crisi esistenziale che poi è diventata spirituale, e attraverso un cammino psicologico e spirituale attraverso i protestanti in Svizzera, che si chiamava Living Waters, un cammino che mira a sanare le ferite dell'affettività, quindi non solo l'omosessualità, che è un sintomo possibile di una ferita che oggi è diffusa a tutti i livelli, al di là dell'orientamento, questo cammino lo ha portato oggi ad avere una moglie, con la quale ha costituito un'associazione, e che adesso recentemente ha cambiato nome, mi sembra sia la mia Regina della Pace, comunque, che si occupa di organizzare seminari per le persone omosessuali, comunque per chi ha ferite dell'affettività, che vogliono avere delle risposte diverse da quelle comuni che vengono gridate dal mondo, no? I seminari di Luca non hanno lo scopo di cambiare nessuno, anche perché solo un idiota può pensare che in 5 giorni una persona venga trasformata, e se uno va a un seminario con questa idea, evidentemente è matto. In quei seminari ti vengono dati degli strumenti psicologici e spirituali per leggere la tua storia, e se vuoi, quando esci da lì, fare un percorso. Chi lo vuole, come vuole. Se non vuoi, te ne torni a casa e ti fa la vita che ti pare. Non c'è nessuna costrizione, nessuna manipolazione, nessuno viene mandato lì perché ci deve andare, quindi giusto per puntualizzare un po' di cose. Sempre per Gay Burg, che saluto, che è il mio acerrimo nemico, è un sito che ogni cosa che io faccio la scrive, la cita per dire che sono pazzo, quindi insomma, siccome sono certo che uscirà un altro articolo su questo. Comunque, cos'è successo? Io Luca ho scoperto la sua esistenza poco prima, 3 mesi prima, 4 mesi prima di conoscere questa ragazza, e nonostante tutta la vita io avessi aspettato di conoscere qualcuno con questa storia, quando l'ho conosciuto non l'ho chiamato, perché ero stufo, ero stanco, non volevo più mettermi in discussione, era tardi. E questa cosa io la ricordo bene, nel senso che adesso ho fatto dell'ironia su Gay Burger, quella rabbia, quell'odio che io ricevo
da certi attivisti. In realtà io lo capisco, perché al fondo della rabbia e dell'odio di chiunque c'è il dolore, c'è la fatica grande di confrontarsi con qualcosa che ti fa male, per quanto tu possa fare finta che non è così, e magari il dolore di non avere mai trovato risposte, di averle cercate e di essere stato rifiutato, cacciato, allontanato. Io ho ricevuto un'esperienza di chiesa bella, che mi ha accolto in verità, perché le due cose devono essere insieme. Amore e verità, accoglienza e verità, l'una senza l'altra non è né l'una né l'altra. E io ho avuto questo dono, ma altri no. Io conosco persone che sono state inseguite fuori dai confessionali, che sono state ridicolizzate, c'è stata questa cosa, c'è, non possiamo nasconderci dietro un dito. E questo dolore, questo sentirsi rifiutati, questo sentirsi sbagliati, gente anche che qualche volta è stata cacciata di casa, diventa rabbia, la vittima diventa carnefice, a un certo punto tu non ne puoi più. Arriva un gruppo che ti dice vieni da noi, noi ti vorremmo bene contro quelli che ti odiano, e tu ti rifugi lì e non ne vuoi più sapere. Il problema qual è? Che per reggere tutto questo nessuno deve venire più a dirti la verità. Basta una persona che sollevi la crosta della ferita e la ferita riprende a bruciare. E quindi qualsiasi cosa poi tu ti senta dire che mette in discussione quel mondo perfetto che ti sei costruito, non la vuoi sentire. Io questo l'ho provato con Luca. Non è che lo odiassi Luca, ma non volevo, basta, ero stanco. Perché è faticoso guardare la propria storia, è molto più semplice dire sono nato così e basta. Ma quando è arrivata questa ragazza, io avevo qualcuno per cui lottare. E soprattutto anche quando lei sul momento si è ritratta, ciò che lei mi aveva fatto sperimentare era qualcosa che era nato dentro di me, era rinato dentro di me, e io mi dovevo il fatto di andare a fondo di questo, e non potevo pensare di vivere tutta la mia vita col rimorso di non averci provato. Perciò contattai Luca e feci il seminario, e il dono grande del seminario è stato di mostrarmi il nervo scoperto che mi aveva fatto soffrire nel rapporto con mio padre, particolarmente con mio padre, ma non solo. Mio padre e mia madre hanno sempre avuto un rapporto molto conflittuale, non hanno avuto, diciamo, hanno avuto una vita molto dura, molto faticosa, vessata da tanti problemi economici e dalle loro ferite personali che tutti ci portiamo dietro, no? E questa cosa in qualche modo li ha portati spesso a litigare, e ha portato spesso anche, cioè io da bambino mi ricordo queste litigate molto forti, molto violente, non mi, cioè violente in termini di grida e di parole, non di mani, mai cose tirate, zero, non era così, però insomma anche solo gridare un bambino lo sente subito. E vedere mia madre piangere, in qualche modo dentro di me, ha scatenato un dolore, una reazione. Vedendo mia madre piangere è come se io avessi guardato mio padre e avessi pensato papà fa piangere la mamma, allora io non voglio più avere a che fare con lui e con tutto quello che lui rappresenta. Peccato che il padre rappresenta l'uomo, colui che ti deve insegnare da figlio maschio cosa vuol dire essere uomo, che ti deve accompagnare con questo distacco che ci deve essere da tua madre e inserirti nel mondo degli uomini. Vedendo questo rapporto conflittuale e attribuendo la colpa totale a mio padre, anche a causa di mia madre, che involontariamente, sapete, con quelle frasettine che si fanno, tuo padre fa sempre così, ma perché lui è cos'ha, perché lui questa cosa, ci fosse una volta che... Quelle cose che piano piano si stratificano dentro il bambino e ti portano a credere che tuo padre sia il nemico, no? Questo mi ha staccato, mi ha fatto spezzare la relazione fondamentale che mi serviva a entrare nella mia identità.
Perché la mia identità, l'identità, non è qualcosa che noi ci inventiamo, è qualcosa che scopriamo. E non la scopriamo indiscriminatamente a partire da ciò che si prova, ma da ciò che si è. Ed è qualcosa che è scritto nella nostra carne. Io ero un uomo, io sono un uomo, ma sono stato cresciuto da donne, e quando sono arrivato all'età in cui sarei dovuto essere attratto da chi sentivo diverso da me, come tutti, io mi sentivo attratto dagli altri uomini. Perché? Perché non sapevo chi ero io. Quindi sentivo come diverso chi mi era simile, perché nessuno mi aveva insegnato cosa voleva dire essere uomo. Io ho imparato un modo di pensare, di ragionare, che è femminile. Tant'è che ho scritto un romanzo, quello che è uscito con Mondadori, dove la protagonista è una donna, Marta, parla in prima persona, voi potete seguire i suoi pensieri, le donne che lo leggono dicono: questo non l'ha scritto un uomo. Non è possibile che quest'uomo capisca come funziona la nostra testa in questo modo. La cosa tipica, mi dicono: sono io, come hai fatto? Ogni tanto qualcuno mi dice: ah, che invenzione letteraria straordinaria. Io pensavo: no, il problema è che la mia testa funziona così. Quello sono io. Perché io ho imparato le paranoie, i film mentali, il leggere dietro le cose, il partire con... cioè, solo che io sono un uomo. E per quanto quell'apprendimento là non lo perderò mai, e per certi versi è un dono, perché mi permette di capire cose che magari un uomo standard, diciamo così, non capisce, ci sono altre cose che per fortuna oggi ho recuperato della dimensione della relazione maschile che io non conoscevo. La cosa bella del seminario di Luca è che avere capito questo, avere capito che cosa era andato storto, diciamo così, mi permise di perdonarlo, perché capii che i miei non l'avevano fatto apposta. Perché nessun genitore, o quasi, vuole fare male di volontà. Non esiste genitore che non faccia male ai suoi figli. Non esiste persona che ama che non finisca col fare male a chi ama. Più ami qualcuno, più devi essere sicuro che gli farai del male. Perché il dolore che provi è direttamente proporzionale all'affetto che quella persona ha per te. Se mi fa male uno, se mi dice una cosa brutta a uno di cui non me ne frega niente, non mi tocca. Ma se involontariamente mi fa male o mi dice una cosa che mi ferisce qualcuno che per me è importante, quel dolore è immenso. Ed è sempre così. L'unica soluzione a questo è o non entrare in relazione, chiudersi in casa e vivere una vita sterile, oppure accettare che questo accada ed essere pronti a perdonare, partendo dal presupposto che tante volte, la maggior parte delle volte, soprattutto quando si tratta di genitori e figli, ciò accade involontariamente. Questo era quello che avevo capito. I miei genitori avevano subito del dolore dai loro genitori, e i loro genitori lo avevano subito dai loro genitori, e tutta questa catena di sofferenze si era riversata su noi figli e aveva generato in me l'omosessualità, nei miei fratelli altre ferite, altre sofferenze. La cosa bella era che improvvisamente a me veniva data la possibilità di spezzare questa catena attraverso quella cosa lì che per tutta la vita io avevo odiato, quella cosa che avevo pregato che il Signore cancellasse, l'omosessualità. Attraverso quella cosa io potevo tirare fuori il dolore della mia famiglia perché tutti potessimo essere liberi. Io ringrazio Dio che Dio non abbia ascoltato le mie preghiere cambiandomi, perché sennò non avrei potuto fare questo. Appena tornato dal seminario, ho chiamato la mia famiglia, siamo andati in campagna, ho detto che dovevo dirgli qualcosa, ci siamo seduti in un prato, abbiamo invocato lo Spirito Santo e io ho detto a loro tutta la mia vita segreta, tutte le cose che loro avevano immaginato, ovviamente perché non erano stupidi, ma che non potevano sapere nel dettaglio. Ma questo non è il coming out, perché il coming out è un atto di autodeterminazione, di riconoscimento, e per carità è un atto che serve, e noi abbiamo tutti bisogno, tutte le persone, di essere riconosciuti. Abbiamo bisogno di più, direi, di essere amati in verità. Abbiamo bisogno di stare davanti a chi amiamo, sapendo che quella persona ci ama nonostante conosca tutte le cose brutte di noi. Questo è quello che ogni essere umano desidera. E questo è il principio da cui nasce il coming out, no? Il desiderio di verità. In quel caso lì, io non ero lì perché avevo bisogno di essere riconosciuto, di essere amato, perché lo ero già.
io ero lì a dire quelle cose perché la mia famiglia fosse libera. Perché soltanto quando si dice il male, quel male si può perdonare. Se non dico che un male c'è, cosa perdono? Ma il male resta. Se uno mi pesta un piede, anche per sbaglio, e io non dico ai, magari continua a pestarmelo, a camminarmi sopra senza accorgersene. E non è che io smetto di soffrire perché sto zitto. Solo se dico ai, l'altro si può girare e dire oh, scusami, ti ho fatto male. Solo se dico ai, posso dire ti perdono. Io ho detto ai miei genitori tutto il male che è stato fatto a noi come figli, dal loro rapporto, e tutto il male che a loro è stato fatto come figli, dai loro genitori, perché anche loro fossero liberi di perdonare. Al tempo stesso ho potuto dire anche tutto il bene, perché improvvisamente quel bene era chiaro. Perché quando smetti di tenere lo sguardo su tutto il dolore che hai vissuto, su tutto quello che avresti voluto, sulle cose che non sono andate, su le cose a cui dovevi aver diritto, vedi che c'era anche altro, non c'era solo il male, c'era anche il bene. I miei mi hanno trasmesso la fede, noi siamo tutti credenti e tutti abbiamo questa convinzione, qualsiasi cosa accada Dio non ci lascerà mai. E questo loro l'hanno fatto, nella loro vita, mostrandocelo. I miei ci hanno lasciato liberi di seguire la nostra strada. Nessuno di noi è mai stato costretto a fare un lavoro che non voleva, a seguire una strada che non voleva, a non avere un'aspirazione che sentiva. Cioè, io faccio lo scrittore. Quale genitore accetta che il figlio viva praticamente in provvidenza, andando, partendo, senza nulla in mano, alla ricerca di un sogno folle, solo per la convinzione che Dio gli ha chiesto quella cosa là? Cioè, ci hanno provato, perché mica sono pazzi. Mio padre ha detto, sì certo, tu diventerai uno scrittore, però nel frattempo se ti cercassi un lavoro nero sarebbe una cosa rassicurante. Hanno ragione, non è che erano cattivi, però quando io ho detto no, loro erano al mio fianco. E poi soprattutto ci hanno insegnato l'amore. Paradossalmente, non mostrandocelo con l'affetto anche fisico, ce l'hanno mostrato nella carne, perché l'amore si vede quando le cose non vanno bene, quando tutto ti direbbe lascia e tu resti. Quello è l'amore, il resto è romanticismo. È chiaro che ogni figlio vorrebbe vedere i suoi genitori dirsi cose tenere, o vorrebbe essere amato sempre nel modo in cui magari non è stato amato, ci sta, però quello che hanno fatto è stato eroico. Da quel momento i nostri rapporti familiari, posti in verità, hanno iniziato a sanarsi. Ovviamente non è stata una magia, è stata una cosa che ha richiesto del tempo, ma si parte sempre dalla verità, perché solo sulla verità si può costruire. Se no si sta come un morto in mezzo alla stanza che tutti cercano di evitare, ma che resta lì. Qualcuno diceva, il dolore e le ferite sono come le patate, se le sotterri, prima o poi germogliano, non è che le nascondi così. Cos'è successo? Io poi sono tornato all'attacco con la ragazza non era interessata, cioè nel senso si era tranquillizzata rispetto a me, però banalmente non era interessata a me come uomo. Questa cosa sul momento mi ha fatto molto male, perché comunque era l'ennesima donna che mi rifiutava come uomo e quindi minava la mia identità maschile, e c'è stato un tracollo, diciamo un ritorno alla vita sessuale compulsiva, che è sempre stato un sintomo del mio benessere o malessere. C'è chi ha la bottiglia, c'è chi ha questo, insomma, fondamentalmente. Poi quel periodo là, per fortuna, è finito, e in quel momento là, quantomeno, c'è stato un insegnamento a un certo punto che mi ha permesso di vivere. Io sono stato insegnante di religione per 2 anni, questo mi ha permesso di vivere la paternità, cosa che io non pensavo di poter vivere. E scoprire che essere padre non vuol dire produrre figli, né per forza significa avere una persona accanto. Semplicemente essere padre vuol dire amare. Quando tu ami come ama Cristo e smetti di essere figlio e sei pronto ad occuparti dell'altro e a dare la vita per lui, diventi padre. E puoi diventare padre dei tuoi padri, di tuo padre, di tua madre. E questa è una grande, grande liberazione, perché vivere tutta la vita da figlio è una sofferenza, sei sempre in dipendenza da qualcuno che ti dia qualcosa, posto che nessuno di noi è mai
autosufficiente in questo, ok? Sempre ci sarà un momento in cui abbiamo bisogno di essere coccolati, di essere amati, però possiamo fare questo. Dopo 2 anni finisco, che so che sono lungo, ma ce l'abbiamo fatta, e è arrivata un'altra ragazza in un contesto diverso, nel senso che a quel punto io non ero più nascosto a nessuno, non avevo più paura di questa cosa, mentre la prima ragazza l'ho osteggiata, la seconda ho lasciato che ci fosse. Lei sapeva chi ero perché mi ha conosciuto da autore, da scrittore, l'ho conosciuto da un incontro in un pensionato studentesco e è nata un'amicizia, poi ci siamo ritrovati in ritiro, poi questa cosa insomma è diventata sempre più forte, cresciuta piano piano, finché non c'è stato un bacio. Per la prima volta a 30 anni io ho stretto una donna tra le braccia e ho baciato una ragazza. E quella è stata la più grande scoperta della mia vita. La scoperta di qualcosa di totalmente altro rispetto a me e la scoperta del fatto che il mio corpo era in grado di accogliere una donna completamente. Tutto, tutto. Scoprire quello che in fondo sapevo a livello teorico, ma non sapevo se era possibile per me, che quando la mente, il corpo, l'anima sono allineati, tutto funziona. Scoprire una volta di più che la mia identità non era quella di un omosessuale e non era quella di un eterosessuale. La mia identità è quella di un uomo, perché noi siamo uomini e donne, punto. Omosessuali o eterosessuali, questa è una distinzione che non esiste perché è legata a un desiderio di cui non c'è bisogno di aver paura, come ne abbiamo avuta per tanti anni, per decenni, per più di un secolo forse. Non dobbiamo averne paura, ma non dobbiamo neanche ascoltarla in maniera superficiale. Io posso avere il desiderio di dare un pugno a chi è accanto a me adesso, perché, non lo so, sono irritato. Non devo avere paura di questo, ma neanche dare il pugno. Devo chiedermi perché, perché, perché è la domanda centrale dell'essere umano. È ciò che ci distingue dagli animali. Perché? Chi sono io? A me interessa solo che la gente possa farsi questa domanda e che a questa domanda non siano date risposte banali. Credo che quello che vi ho raccontato vi dica, per quanto possa essere condiviso o meno, la complessità dell'universo che c'è dietro una persona con tendenze omosessuali, che è la complessità dell'universo che c'è dietro ogni persona. La mia storia è la storia di ognuno. Tutti abbiamo delle ferite. Tutti dobbiamo perdonare. Tutti dobbiamo diventare padri e madri. Semplificare e banalizzare tutto nel io sono nato così, punto, smetti di farti domande, è un'umiliazione per la persona. Anche per la persona che a un certo punto dovesse decidere di dire no, io voglio stare con il mio compagno, io voglio continuare a vivere la mia vita così. Che lo faccia, ma lo faccia con coscienza di ciò che è. Noi non siamo liberi finché non possiamo guardare la nostra storia in verità, finché non sappiamo davvero tra cosa scegliamo. A quel punto c'è una libertà vera. E Dio ama la nostra libertà più della nostra gioia, perché ci lascia liberi anche di farci del male. E se io amo, devo amare in questo modo. È il motivo per cui sono qui, è il motivo per cui racconto storie diverse, oltre che per raccontare a tutti che non c'è vita che non ha senso, che non c'è ferita che non possa essere sanata o redenta, e che tutto quello che siamo, se è messo in mano a Dio, può fiorire e diventare qualcosa che non vi sareste mai immaginati. Grazie. Spazio per qualche riflessione, per qualche domanda, e magari comincio io, così come si suol dire rompiamo il ghiaccio. Volevo chiederti, Giorgio, sei un punto di riferimento anche per altri credenti che vivono questa condizione? Se sì, in che modo? Sì,
cioè è inutile negarlo, insomma, nel momento in cui mi sono esposto pubblicamente, chiaramente sono emerso da un mare di silenzio e questo mi ha reso visibile anche per tanti fratelli che vivono la stessa situazione. Tanti, tantissimi di tutte le età e anche di tutte le nazionalità, perché mi hanno scritto anche da altri paesi, mi sono venuti a cercare per raccontarmi le loro storie. Ho scoperto l'esistenza di percorsi dentro e fuori la Chiesa che aiutano davvero le persone omosessuali e chiunque ha ferite di questo tipo, anche che non si concretizzano nell'omosessualità, perché guardate che le stesse ferite, cioè la persona che è malata di figa, diciamo brutalmente, ha le stesse ferite, lo stesso profilo psicologico della persona omosessuale, identico, solo che cerca di compensare il suo deficit di identità maschile non nel rapporto col simbiotico con l'uomo, ma schiacciando la donna. Si sente forte rispetto a quello, ma la ferita di base è uguale. Ho conosciuto esperienze che aiutano davvero chi vive questo, dentro e fuori la Chiesa, alcune più complete, altre meno. E ho conosciuto tanti fratelli che singolarmente hanno vissuto esperienze così, gente che anche si è sposata e persone che cercano di vivere in castità se sono nella Chiesa, altri che magari non hanno questo tipo di desiderio, ma comunque magari non hanno questa fede, ma si riconoscono almeno in una verità dell'essere umano che non è distinto per il suo orientamento, il suo desiderio, ma per la sua natura maschile o femminile. E questo è anche pubblico, se volete, il movimento della Manif Portus, da cui è nato insomma tutto quello che noi stiamo vivendo oggi, è nato in Francia e tra i fondatori c'erano persone omosessuali che vivevano nel regime di Pax ed erano atei e che comunque sono scesi in piazza contro il matrimonio per tutti, perché sapevano le implicazioni antropologiche che questa legge avrebbe dato, oltre all'adozione e tutto il resto. Quindi c'è un mondo enorme di gente che del tutto in parte condivide quello che io vi ho detto. Sul piano della fede ci sono tanti, tanti che vivono nel segreto, tanti che hanno anche altre storie di speranza, se volete anche più forti della mia. Io non sono cambiato, se volete, o forse lo sono, dipende che cosa sia il cambiamento. Se il cambiamento è l'annullamento delle pulsioni, allora no, non sono cambiato. Se il cambiamento è diventare adulti e fare sì che quelle pulsioni sempre meno ti rendano schiavo, e dico sempre meno perché poi noi non saremo mai completamente liberi fino all'ultimo giorno della nostra vita, da quale che sia la nostra fragilità, allora sì, sono cambiato e continuerò a cambiare tutta la vita, per fortuna. E ci sono persone che però hanno vissuto cose ancora più forti. C'è gente che anche per eventi miracolosi è stata cambiata. C'è di tutto. Purtroppo non ci sono tanti testimoni. Non ce ne sono in Italia, quantomeno. Perché c'è tanta paura, una paura anche alimentata dalle stesse persone che aiutano davvero chi ha questo tipo di ferite, e che è una paura interiorizzata che parte dal fatto che tutti noi ci sentiamo inferiori in qualche modo, vittime o comunque non all'altezza dell'idea di uomo che abbiamo interiorizzato, e quindi in fondo abbiamo sempre questa vocina che ci dice: se gli altri sapessero la verità non ci amerebbero allo stesso modo, nonostante magari la verità sia palese già da tantissimo tempo, no? Soltanto quando si rompe questo tabù, soltanto quando hai il coraggio di uscire allo scoperto, prima di tutto facendoti amare in verità dai tuoi amici maschi, nel caso di un uomo, e scopri che loro ti amano allo stesso modo e ti trattano esattamente come prima, solo allora nella carne fai esperienza del fatto che quella cosa non è vera e che tu sei trattato allo stesso modo dagli altri perché sei come gli altri, anche se hai quella fragilità lì. Però questo è un processo lento e purtroppo tante volte anche i sacerdoti migliori istigano al segreto. Di questa cosa è meglio non parlare. Poi se sei stato drogato o se eri una puttana o se non lo so chissà che cosa facevi e poi ti sei convertito, sei diventata suora, sei diventato frate, hai una moglie, 100 figli eccetera, quello va bene. Se ti sei fatta mezza Milano ma erano donne, ok. E poi se sei convertito, fantastico, raccontalo, è meraviglioso. Ma se una volta per caso hai pensato e neanche toccato mai un uomo, no. Questa è una roba inconfessabile.
è una balla, è una bugia. E per quanto ce la si racconti, e tanti se la si raccontino, dicendo che dipende dalla scelta, io non posso fare quello che fa Giorgio Ponte. Certo, io non chiedo alla gente di andare in giro col microfono e raccontare i cavoli suoi a tutto il mondo come faccio io. Lo so che non è una cosa normale questa, ma almeno di lasciarsi amare in verità sì. Almeno per le persone che avete attorno sì. Perché voi siete testimoni, voi tutti, non solo io. Se siete persone di fede, siete chiamati a testimoniare, la testimonianza fa parte della nostra chiamata da cristiani. E lì dove ci siete voi, non ci posso essere io. Se ci siete voi, è vostro dovere raccontare la vostra storia di salvezza. Perché l'impatto che avete voi, proprio a causa dell'amore che c'è con le persone che vi sono attorno, è molto più forte di quello dell'impatto che può dare uno sconosciuto, per quanto possa raccontare una storia forte. Prego che ci siano altri testimoni, soprattutto perché la gente inizia a non vivere nella paura. Noi non siamo fatti per vivere nella paura, nessuno di noi. Ed è brutto perché questo segreto, anche quando tu hai superato le pulsioni da tanto tempo, ti isola, comunque lascia uno spazio di te all'oscuro, e in quello spazio oscuro può entrare il male. Da soli siamo più deboli, da soli siamo più tentati. Questo è vero sul piano spirituale, vero sul piano psicologico. Sono tanti, tanti quelli che vivono questo, e la mia gioia più grande è quando riesco ad aiutare qualcuno ad aprirsi, ad affrontare quella paura, a superare l'argine e a scoprire che è già amato in verità. Spero che storie come la mia diventino sempre più diffuse, perché se tutte le persone che conosco, che sono centinaia, decidessero di uscire allo scoperto tutti insieme, noi diventeremo un esercito. C'è una paura chiaramente che è anche culturale, c'è chi dall'altra parte, dentro e fuori la Chiesa, attacca chi vive storie come la mia, e questo fa paura, anche perché alcuni hanno famiglia. Alcuni sono professionisti, sapete gli attacchi che ci sono. Se solo uno prova a dire che l'orientamento sessuale può cambiare, Dio mio, apriti cielo. Tra l'altro, che non è il motivo per cui sono qua. Io non sono qui per dire che gli omosessuali devono diventare tutti eterosessuali, perché questa cosa non è possibile per tutti e nessuno la può promettere. Noi possiamo promettere solo una vita piena, perché questa promessa è stata fatta da qualcuno molto più importante di me. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Come questa gioia piena si concretizza non è qualcosa che possiamo decidere noi, ma certamente siamo chiamati a una gioia piena. Questo si può promettere, il come non lo possiamo decidere. Queste persone hanno bisogno di parlare, tutti abbiamo bisogno di parlare in verità. E la paura che abbiamo è che qualcuno ci possa fare del male, qualcuno anche di molto aggressivo che grida, no? Però quello che dico io è, da soli certo che siamo esposti, un bersaglio unico in un deserto è facile da prendere di mira e ammazzare, ma una muraglia di persone, sì, qualcuno morirà, ma alla fine la muraglia schiaccia, ci metteranno tutti in galera, che lo facciano. Che lo facciano. Dal modo in cui morivano i martiri, la gente si convertiva. Questo è, potrebbe essere quello che ci aspetta, ok, ma se siamo insieme siamo più forti. Se siamo insieme tutto si può affrontare. Non siamo fatti per stare soli, soprattutto in un contesto di fede e comunque in un contesto politico. A fronte anche di tante divisioni che stiamo vedendo anche all'interno di movimenti che dovrebbero avere gli stessi scopi e obiettivi, tra parentesi. Purtroppo, una domanda, ho alcune domande scritte che mi vengono dalle persone che sono presenti. Cosa possono fare i genitori che intravedono nel loro figlio attrazione per persone dello stesso genere o comportamenti marcatamente attribuibili a persone del genere opposto? E se incapace ad affrontare personalmente l'argomento, di quali strutture pubbliche o private sarebbe bene avvalersi? Insomma, una domanda su cosa possono fare i genitori. Sì.
quando vedono che i ragazzi, insomma, hanno tendenze omosessuali? Allora, intanto bisogna distinguere, nel senso che recentemente mi è stata fatta una domanda simile da una maestra che mi diceva mi è capitato di avere in classe, magari primi anni elementari, due bambini che erano molto affettuosi, si scambiavano bacetti anche sulle labbra, così colà, cosa devo fare, cosa devo pensare, eccetera. Io c'era anche Gilberto Gobbi, che è uno psichiatra molto, insomma, importante, anche molto schierato in questo genere di questione, in sala, che ha dato l'approvazione a quello che dicevo, quindi mi fido. E la cosa che gli disse, anche memore di un altro psicoterapeuta che avevo sentito parlare su questa questione e che aveva risposto a una domanda simile, è: non ingigantiamo cose che non hanno motivo di essere viste come drammatiche. Cioè, nel senso, soprattutto quando si è piccoli, i bambini non danno lo stesso significato a certe manifestazioni che può dare, che possiamo dare noi adulti. Un bambino che bacia sulle labbra il suo compagnetto a 2 anni, 3 anni, non sta facendo una cosa che ha niente di erotico, ok? Anche il gioco del dottore a quell'età lì, il fatto del bambino che vuole vedere come è fatta la bambina, non è che vuole andarci a letto, è solo curiosità. Cioè, noi davvero, essendo adulti, abbiamo una malizia che, viva Dio, i bambini non hanno. E soprattutto i bambini in questo sono volubili, per cui... C'era questo uomo che conoscevo che diceva, che era uno psicoterapeuta, che diceva questa cosa, non Gilberto Gobbi, un altro, che diceva che in un periodo della sua vita c'era stato un anno dall'elementare in cui a carnevale si era voluto travestire da una principessa, aveva rotto le scatole perché lui voleva essere travestito da principessa. E i genitori lo hanno lasciato fare, punto. Cioè, ma non è che lui avesse problemi o che, cioè, è stato quella cosa lì è finita. È chiaro, se il comportamento è reiterato nel tempo e ci sono tante cose, tipo io anche mi travestivo sempre, cioè, nel senso, giocavo sempre col fatto di mettermi la gonna, eccetera. I miei non mi hanno mai agevolato in questo, non mi hanno mai sostenuto, non hanno mai alimentato questa fantasia, però non mi hanno neanche mai castigato o drammatizzato su questa cosa, perché poi il rischio è quello di far porre l'attenzione al bambino su una cosa che per lui in realtà non è così fondamentale, creando un problema dove non c'è. Quindi questa è una cosa che vorrei dire, insomma, fate attenzione a dare il giusto peso alle cose. Chiaro, un ragazzo adolescente, ma già un bambino anche all'elementare, un po' più grandicello, potrebbe a un certo punto manifestare delle cose un po' chiare, non solo la classica effeminatezza nel caso di un maschio, ma anche magari il bambino che sta soltanto con le amichette e non ha amici maschi, più sensibile. Ecco, io farei attenzione a quei bambini che per indole non hanno delle caratteristiche subito riconoscibili come maschili o femminili a livello di attitudini, perché questa è una cosa che può succedere. Ci può essere la femminuccia che non gliene frega niente di giocare con le bambole, ma le piace giocare a calcio. Ci può essere il bambino maschio che è più portato per le cose artistiche e non per lo sport. Allora, qual è la cosa? È cercare di fare attenzione e valorizzare le peculiarità del bambino o della bambina, facendogli scoprire il fatto che anche se ti piace l'arte, comunque sei maschio. Quindi aiutarlo magari ad avere relazioni con gli altri amichetti, con gli altri compagnetti, a partire dalle cose che gli piacciono. Perché per esempio a me fu imposto di andare agli scout, cosa che io ho odiato con tutto il mio cuore proprio. Infatti mi dispiace per gli scout, perché ultimamente ne sto conoscendo tanti anche che mi hanno chiamato in giro. E però davvero fu una compressione, perché non era una cosa che volevo io, perché tra l'altro gli scout, come il basket, cioè non basta che tu mi lanci lì e buonanotte, ci deve essere anche qualcuno che lì si preoccupi di vedere se io vengo o no accolto dagli altri, no? Quindi questa è un po' la cosa, se parliamo di quelle fasi dell'età. Se parliamo di ragazzi più grandi, medi, liceo, così, prima di ogni altra cosa coltivare il dialogo e partire da un presupposto che se tuo figlio ha sviluppato delle tendenze omosessuali o una confusione, in parte il problema è tuo. Ma
non per dire che tu sei brutto e cattivo, sei il peggio genitore del mondo e devi fustigarti per questo. Non si tratta di dare colpe, ok? A nessuno, anche se lo so che chiunque sta ascoltando in questo momento si trova in questa situazione, le colpe se le dà già. Ma non sono colpe, proprio perché non c'è cattiveria, proprio perché nessun genitore impara a fare il genitore. Sono responsabilità. La colpa c'è quando io so che una cosa è male e la faccio volontariamente per fare male a qualcuno. Allora, se tu hai voluto fare male a tuo figlio e volontariamente lo hai allontanato da suo padre, tua mamma iperossessiva e presente, o se tu volontariamente non hai toccato mai tuo figlio perché gli volevi dare un dolore, allora sì, quella è una colpa. E magari c'è qualcuno che questi giochi li ha fatti sulla pelle dei figli, ma la maggior parte dei genitori no. Responsabilità, ok? Allora, papà, stai con tuo figlio, crea situazioni, vinci la sua resistenza, perché arrivati a una certa età, già nell'adolescenza, fisiologicamente i figli si allontanano dai genitori, è normale che sia così, ma a maggior ragione il ragazzino con tendenze omosessuali ha sviluppato quello che si chiama distacco difensivo, cioè la figura maschile per qualche ragione io la sento ostile, o perché è il padre, o perché sono i compagni, quello che sia, io sento un distacco e un rifiuto, reale o percepito, non importa. Non importa, perché potrebbe anche partire da una cosa che non è oggettivamente grave, ma che il bambino per sua lettura recepisce come qualcosa di negativo. Mi sono sentito allontanato, distaccato, interiorizzo l'idea che io non posso avere a che fare con gli altri bambini, con gli altri maschi, con mio padre, e allora cosa faccio? Siccome questa cosa mi ha fatto male, creo una barriera. Non mi interessa, non ci voglio stare con loro. Tipico. I miei compagni per me erano idioti, perché non erano alla mia altezza mentale. Chi ha tendenze omosessuali ha un grande problema a vedere gli uomini alla pari. Li vede sempre o idealizzati da adorare, l'uomo che ti attrae di solito è quello che rappresenta tutto ciò che tu non hai o pensi di non avere, oppure a sottostimarli. O sono meraviglioso o fanno schifo, non sono mai pari, uguali a te. Questa è la differenza, la difficoltà. Allora, se tu provi a uscire con tuo figlio, 10 a 1 tuo figlio ti dirà no, pa, che palle. Ok? Vinci quella resistenza là, per quanto sia frustrante, perché lo capisco che è frustrante. Io soltanto negli ultimi anni ho capito che come per me è stata una sofferenza non avere un rapporto con mio padre come lo avrei voluto, in realtà anche per un padre è una sofferenza non avere un rapporto col figlio come avrebbe voluto. Anche per un padre è terribile non riuscire a capire il proprio figlio. Perciò è ancora più brutto quando tu ci provi e tuo figlio ti ferisce, e lo fanno, allontanandoti, ma devi resistere senza colpevolizzare. Fai sentire il ragazzo amato, aiutalo a creare relazioni, fai cose con lui. Non serve fare grandi discorsi. Gli uomini, nonostante il qui presente abbia un'attitudine diversa, ma tendenzialmente parlano poco meno delle donne, ok? Noi impariamo, noi entriamo in relazione facendo le cose. Questo non vuol dire che non parliamo o che non abbiamo bisogno di parlare, solo ci viene meno istintivo. Poi quando ci apriamo, a tutti fa bene aprirsi. Allora, stai con tuo figlio. Conoscevo un padre straordinario che quando ha saputo delle tendenze di suo figlio si è messo in gioco tantissimo, considerato la persona che era, e ha cercato ogni modo. E una scusa che ha fatto è stato rifare la sua stanza insieme. L'hanno ripensata insieme, l'hanno, come voleva lui i colori, come farla, eccetera, l'hanno scartavetrata, ridipinta insieme, ricostruita. Fate cose, fatele concrete, perché questo farà bene comunque. Che vostro figlio resti tutta la vita omosessuale o meno, vi farà felici e farà felici lui. E soprattutto se sta male e se c'è un rapporto di verità, ve lo verrà a dire. Quindi custodite quello. Mogli, mettetevi da parte, un passo indietro. Anche quando lo avete fatto con amore, anche quando tutto ciò che volevate è preoccuparvi di quel ragazzino che non riusciva a comunicare col padre, per non farlo sentire solo, avete preso lo spazio che vi è stato lasciato. Per esempio, questo è stato il caso di mia madre. Non è che mi voleva togliere da mio padre, ma io ero un bambino già isolato, non avevo amici, e lei, per non farmi star solo, mi portava con sé al cinema, con la sua amica, la sua migliore amica. Cosa doveva fare?
A quel punto, però, se vi rendete conto di questo, chiedetevi se non vi state prendendo troppo spazio e fate un passo indietro, restituite autorità a vostro marito, come dire, valore a quella figura che magari involontariamente, per il dolore che vi siete portati dentro, per scherzi, per cose, vi ha portato ad allontanarvi e a dire, a farvi dire cattiverie piccole buttate qui e là, che poi diventano però vere o percepite come vere. E soprattutto, moglie e marito, cercate di capire come funziona il vostro rapporto, perché se i vostri figli hanno questo tipo di fragilità, spesso c'è un problema tra di voi, non solo tra di voi con il figlio, ma tra di voi nella relazione. E forse avete bisogno di essere più felici insieme, di riscoprire o di scoprire in che modo essere felici insieme. Un consiglio bellissimo che ho scoperto e che è molto sano, che mi è stato detto ultimamente e che io ho restituito a una coppia, è: una volta alla settimana uscite da soli. Lasciate un biglietto a casa e dite: siamo fuori, state tranquilli, torniamo dopo cena, non lo so, fate quello che vi pare, fate una cosa insieme, fuori di casa, fuori dalle routine, fuori dalle dinamiche, riscoprite il vostro rapporto. Queste cose, agire sui rapporti, fa bene al ragazzo, restituisce una relazione, aiuta lui a entrare in relazione col padre e col mondo maschile, se lo si aiuta a valorizzare le cose belle che lui ha, e può far venire fuori un rapporto in verità, per cui il ragazzo vi può dire la sua, i suoi dubbi, la sua fragilità, la sua confusione. A quel punto potete avere l'occasione di dirgli qualcosa di diverso rispetto a quello che sente in giro. Ci sono dei libri da leggere, se volete, Nicolosi, Oltre l'omosessualità, Omosessualità maschile, un nuovo approccio, Richard Cohen, Riscoprirsi normali, titolo orribile, non è il titolo originale, ma comunque c'è anche quello. Cohen ha vissuto su di sé il cambiamento, leggeteli. C'è anche un seminario per i genitori. Purtroppo non ci si può rivolgere a qualsiasi realtà, a qualsiasi psicoterapeuta, perché non potete essere sicuri. C'è un'associazione che raduna tutti gli psicoterapeuti che conoscono la terapia riparativa, anche se in Italia nessuno la fa come la fa Nicolosi, che si chiama NART, N-A-R-T-H, NART Italia. Si può contattare, si può chiedere e ti dicono i nomi vicino a te. Ci sono degli strumenti, ok? E lo scopo però non deve essere cambiare vostro figlio. Se vostro figlio percepisce che il vostro affetto è condizionato dal fatto che voi vi aspettate che lui non provi più quello che prova e di cui non ha nessuna colpa, non farete altro che allontanarlo di più. Prima di ogni altra cosa c'è l'amore. Nella verità, quindi che non si senta colpevolizzato, che non senta l'ansia da prestazione di dover dimostrare qualcosa che in quel momento non riesce a vivere. Nell'amore, nella serenità, nell'accoglienza, nel sapere che io ti amerò sempre e comunque qualsiasi cosa tu faccia, in quel rapporto lì, allora io posso anche dirti: guarda, se vuoi, perché non provi a leggere questo libro? Perché non provi a vedere la testimonianza di questo tizio che parla su Facebook, per esempio, anche? Penso di aver risposto. Bene, se c'è qualche domanda, volentieri, altrimenti da talora direi che possiamo anche concludere. C'è qualcuno che vuole intervenire? Sì. Cioè, ricordi molto nella conferenza di Luca Vitolle, il discorso quando lui, diciamo, supera, diciamo, quella difficoltà che aveva con la, cioè quando si era innamorato la prima volta, poi non era stato ricambiato la seconda, poi perché vive, diciamo, una sorta di come si dice, si vede come in uno specchio, non, lui cerca la complementarietà, questa cosa qui, cioè come l'hai intesa, diciamo, da queste conferenze, seminari, questo momento che lui, come l'hai infiltrato? Non ho capito la domanda. Tu hai detto che hai avuto anche te, diciamo, ti sei innamorato di una donna. Sì. Non so, hai vissuto la stessa cosa, cioè nel senso, quel discorso che lui ad un certo punto, diciamo, tutte quelle relazioni
molto omosessuali, non, come si dice, si trova come a scontrarsi con uno specchio, ecco, lui racconta questa cosa. Sì. Hai avuto anche te questo effetto, non so. Oppure no, non so. Ok, mi è stato chiesto perché sennò non si sente per la registrazione. Luca Di Tolbe, quando si è innamorato per la prima volta di una donna, ha capito, ha avuto questa specie di rivelazione, di epifania, per cui si è reso conto che tutte le relazioni che aveva avuto con degli uomini erano delle relazioni speculari, dove aveva di fronte qualcuno di simile a sé. È giusto? Questa è la domanda. Mentre nella donna c'era l'altro. L'altro nel senso proprio diverso, paradossalmente, no? E mi veniva chiesto cosa pensavo di questo. E sì, io avevo vissuto la stessa cosa con le due ragazze di cui mi sono innamorato, che poi le due ultime di cui mi sono innamorato. Non ho mai fatto questa riflessione in questi termini. Cioè, è chiaro che è così. Nel senso che quando io sono attratto da un altro uomo che mi è simile, io sto cercando nell'altro uomo l'uomo che non trovo in me. E lui sta facendo lo stesso con me, il motivo per cui le relazioni omosessuali sono innescano un circolo, no? Cioè, come se ci si inseguisse. E più viviamo il sesso, peggio è. Perché nel sesso è come se simbolicamente io cercassi di rubare la mascolinità all'altra persona, o sottomettendo l'altro uomo, o lasciando che l'altro uomo mi sottometta. Questo sempre, al di là della forma di sesso, che sia anale, orale, quello che vi pare, c'è comunque una violenza, una forzatura sul corpo dell'altro che accresce la forza in quel momento lì e quindi accresce il tuo senso di potere e di identità. Il problema qual è, chiaramente? Che tu non puoi trovare la tua identità facendo sesso e non la puoi trovare nell'altra persona. Quindi, dopo un po', non ti basta più. E per questo poi continui a cercare. Così come non puoi trovare la tua identità solo nell'incontro con l'altro. È chiaro che nell'incontro con chi è diverso da te, tu ti capisci, perché dici, io non sono questo, se non sono questo sono altro. Quindi questo è vero, che ti insegna, che ti mostra. Una donna che ti riconosce come uomo, sapendo la verità su di te, ti fa un grande dono. Però quel bisogno comunque di relazione con chi ti è simile resta. Il problema è che lo devi vivere in un modo sano. Perché paradossalmente tanti omosessuali, no, si sono spogliati davanti a tanti uomini, io stesso mi sono spogliato davanti a tantissimi uomini con cui ho avuto rapporti, ma poi ho impiegato 31 anni per essere capace di spogliarmi in uno spogliatoio davanti ai miei amici. Perché davanti ai miei amici il mio senso di inferiorità mi spaventava. Io avevo paura di quel confronto perché lì c'era un rapporto autentico nell'amicizia che chiaramente metteva in gioco troppe cose e io avevo il terrore di essere rifiutato, ridicolizzato, avendo registrato esperienze di rifiuto, di ridicolizzazione, eccetera. E però poi quel bisogno di relazione io lo avevo e il resto ce l'ha ogni uomo, dove lo andavo a cercare spogliandomi davanti agli estranei. Dove vado a cercare l'abbraccio che non mi permetto di vivere con i miei amici, che è sano che io viva, anche se oggi gli uomini non si devono toccare, nell'ultimo secolo siamo stati privati di questa componente affettiva fondamentale, vado a cercare nel sesso con gli uomini. Allora, il rapporto con chi ti è simile è strutturale e fondamentale. Noi ci scopriamo nell'incontro con chi è simile a noi e con chi è diverso da noi. Servono tutte e due le cose per tenere una coppia. Servono gli amici, paradossalmente, no? Anche perché se no la persona con cui stai diventa il depositario unico della tua vita affettiva e tu lo schiacci con un peso che non può portare e se quel rapporto ha un problema viene meno l'unica cosa che ti regge. Invece quando hai i fratelli con cui condividere le cose è diverso e sei anche più libero nell'amare l'altro. Quindi tutto questo è vero, io non l'ho oggettivato in questi termini, cioè sul momento non ho pensato a guarda l'altro da me, ho solo pensato che mi ero innamorato, che avendo vissuto in quei momenti specifici delle situazioni di grande sicurezza personale su tutti i livelli, questo mi stava facendo sperimentare il mio essere uomo, cioè persona in grado di costruire la sua vita e quindi ho riconosciuto quelle donne perché mi sentivo finalmente all'altezza di quel tipo di rapporto, senza che però quello
senza avere bisogno che quello mi confermasse, perché questa è stata la grande cosa, perché il rischio sennò qual è? Di trovare la prima disgraziata così disperata da sposarmi, di castrarla per confermare me stesso e di rovinare me e lei, posto che anche quando questo succede si può anche lì rinascere come sempre se si vuole. Sì, rapidamente, perché l'ora è veramente tarda, se possibile, grazie. Daniele. No, sì. No, volevo dire, quale pensi che sia la ragione per cui il, ad esempio Arcigay, Gayburg, eccetera, osteggiano, minacciano denunce, fanno radiare dall'albo gli psicologi che si dichiarano a favore delle terapie riparative? Cioè è per una questione puramente, diciamo, economica, perché temono che gli venga intaccato il business, che come abbiamo visto va da Lunar alle loro, ai loro circoli, o c'è dell'altro, c'è una paura più profonda, che quella, la paura di sentirsi dire la verità, perché la verità fa male? Beh, credo di avere risposto già a questa domanda sul perché i movimenti gay e insomma l'associazionismo gay è così contrario e sta cercando in tutti i modi di rendere illegale anche solo la possibilità che una persona come me racconti la sua storia fondamentalmente. Dice, è solo una ragione economica o è una ragione più profonda? Sono tutte e due. C'è un mercato del sesso, perché poi di quello parliamo, appunto. Andos è nato da Arcigay, che dovrebbe occuparsi dei diritti gay e invece fa scopare la gente. Lo sapevamo tutti, ripeto, non era un segreto e non si sa perché è venuto fuori così. Chissà a chi dovevano segare le gambe. Comunque è un mercato che fa girare miliardi sulla pelle e la fragilità delle persone. È come fornire droga ai drogati, questo è. E dall'altra parte però c'è un problema più profondo, perché quelli sono i signori che manovrano sopra e che sanno benissimo quello che fanno e come lo fanno, e per questo gli verrà chiesto conto un giorno. Ma chi sta sotto? La gente che viene attratta da tutto questo, gente che è fragile, che ha bisogno di risposte, che non le ha trovate tante volte neanche nelle nostre comunità, e che quindi si rifugia là, e a quel punto, come dicevo, non vuole più sentire altro, perché non vuole più mettersi in discussione, anche perché sa che andare a scavare con altro significa andare a toccare il dolore e significa dovere perdonare anche i propri carnefici. Che ci sono dei carnefici, tante persone che hanno subito abusi e violenze molto peggiori di quelle che ho subito io. Sapete, non è facile. Quindi c'è anche una paura di guardare le cose in modo diverso. È un'ideologia. L'ideologia si regge solo tappando la bocca a chi la pensa diversamente. Perché basta una persona che dica una cosa diversa e crolla tutto. Perché l'ideologia si contraddice. Oggi, paradossalmente, se io volessi cambiare il mio sesso e il mio corpo, che è un'evidenza e che dice in ogni cellula del mio corpo che io sono un uomo, tutti mi dovrebbero sostenere, lo Stato mi dovrebbe pagare l'operazione e io potrei diventare una donna mettendomi due protesi, anche se fino alla fine il mio codice genetico sarà XY. Quindi il mio corpo, che è un'evidenza, lo posso cambiare, ma se io volessi cambiare il mio orientamento omosessuale perché non mi sento a mio agio con quello, quello no. Quello è così e basta. Cioè, allora, o c'è la libertà in ogni senso per tutti quanti, o c'è un'ideologia. Ed è tutto così questo sistema, si contraddice da solo costantemente. Per questo le persone non ragionano mai, i discorsi non sono mai messi su un piano razionale, sono sempre su un piano emotivo. Love is love, l'amore, l'affetto, i sentimenti, e tutto è emozione. Chi sono io per giudicare? Eccetera. Tutto è emozione. Tutto, se volete, adolescenziale, no? Superficiale, e tutto resta qua. Nessuno mai va a fondo, nessuno, e né da un lato né dall'altro, anche in questo tipo di contesti. Cioè, io sono molto grato che voi mi abbiate invitato e che tanti mi invitino, però tanti che si preoccupano della famiglia naturale non si preoccupano per niente delle persone che hanno tendenze omosessuali. Tanti sono solo preoccupati di difendere ciò che hanno, ed è giusto. Ma dall'altra parte, chi ci va contro, anche chi ci vorrebbe morti, sono fratelli che sono stati ingannati, ed è nostro diritto, cioè il nostro dovere, dare a loro la possibilità di capire. Di questo non si preoccupa nessuno, quasi nessuno. Perciò, insomma,
è un tema da approfondire sicuramente. Grazie, grazie a Giorgio Conte per questo testimonianza. Grazie a voi per aver partecipato. Thank you.